Scusami, Sabrina, a che ora abbiamo detto? 17:30, no? Ti liberiamo intorno alle, sì, le 5, le 5 e tre quarti, le 6. Veramente mi hai detto, non ti sento con la voce, mi ha detto, ho capito veramente. Però puoi andare via prima, perché sei la prima che parli della Veramente, seconda. ho Sei chiesto la prima, veramente. veramente. L'avevo capito dal labiale che era veramente. No, perché sennò devo avvertire il rettore, insomma, nel senso che non posso essere presente alla riunione. Anni, sono collegato, eh? Ottimo. Bene. Marco. Manina, buongiorno. Ma sta arrivando il ministro? Guarda, mi informo un attimo in segreteria e ti faccio sapere. Ottimo, grazie. Va bene? Ci vediamo tra poco. Grazie. Grazie Che cosa? Il ministro mi ha detto che non può intervenire. Vania, Sì. hai notizie nuove? No, ne ho le stesse notizie di prima, cioè che in realtà in quel momento non era possibile prevedere la partecipazione del ministro, però che se all'ultimo minuto avesse potuto, ci sarebbe stato. Quindi adesso vedo Marco che si è collegato, che è il tecnico della segreteria del ministro. Vania, quando vuoi. Noi siamo pronti, c'è qui con il rettore. Aspetta. Sigla, stanno mandando la sigla. Ma si sente? Mi sentite bene con le cuffie? La devi tenere. Ma chi parla prima? Aspettiamo qualche minuto. Sì, aspettiamo perché vedo che c'è Marco della segreteria, magari. Mi sentite? Sì. Bene, buon pomeriggio. Diamo il via al seminario online verso il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, dopo il Covid, il patrimonio culturale per l'Italia. E questo è un seminario, un'iniziativa che nasce in continuità con il lavoro fatto dagli esperti dell'ambito tematico patrimonio culturale, nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e che ho avuto l'onore e il sincero piacere di seguire come staff degli uffici di diretta collaborazione del Ministro Vaffredi
e in particolare della segreteria tecnica per le politiche della ricerca presieduta da Filippo De Rossi, segreteria che appunto si occupa di coordinare il lavoro di redazione del PNR. A partire da fine aprile, inizio maggio, il gruppo di lavoro Patrimonio Culturale, sapientemente guidato da Stefano Della Torre, ha lavorato insieme ad altri 27 gruppi di lavoro corrispondenti ad altrettanti ambiti tematici, in modo da coprire tutti i grandi ambiti di ricerca e innovazione, da salute a clima, energia, mobilità sostenibile, da sicurezza ad agroalimentare, risorse naturali, senza dimenticare il digitale e l'aerospazio. Come molti di voi che ci stanno seguendo forse sanno, il risultato ancora in fieri dei gruppi di lavoro è andato in consultazione pubblica a cavallo dei mesi e di agosto e settembre, proprio per volontà del ministro Manfredi, che ha interpretato il PNR come un'occasione per una programmazione strategica, partecipata e dinamica, in grado di mettere in campo le migliori energie del Paese non solo per l'avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie, ma anche per rispondere alle esigenze reali della società e dare il proprio contributo per risolvere istanze emergenziali come quelle del Covid. Alla consultazione pubblica hanno risposto più di 2.300 partecipanti provenienti sì dal mondo dell'università e della ricerca, ma anche per esempio provenienti dalle associazioni di categoria, dal mondo privato, dalle organizzazioni della società civile e anche semplici cittadini. Oggi in questo seminario saranno presentate le linee di sviluppo tracciate per la tematica patrimonio culturale a seguito della consultazione pubblica e anche a seguito del coinvolgimento degli attori del sistema nazionale interessati o coinvolti in attività di ricerca sul patrimonio culturale, primo fra tutti il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Mi fermo qui, non senza aver prima ringraziato di cuore Giovanni Fiorentino, membro del gruppo di esperti patrimonio culturale, che ha avuto la sensibilità e l'idea di organizzare l'appuntamento di oggi insieme a Stefano Della Torre, idea che ha subito accolto il ministero, che subito questo ministero ha accolto con entusiasmo. Doveva esserci insieme a noi oggi il ministro Manfredi, che purtroppo non potrà partecipare e del quale vi porto i saluti. Infatti il ministro Manfredi ci teneva molto a essere qui presente con noi, sia nei riguardi dell'Università della Tuscia che ci ospita, sia per il forte investimento e interessamento del ministro per il Programma Nazionale per la Ricerca. Fino alla fine, l'avete visto forse anche voi poco fa, il ministro ha sperato di riuscire a ritagliare uno spazio, seppur breve, per un suo saluto, ma la situazione d'emergenza non ci ha aiutato. Forse siamo stati anche noi troppo ottimisti a intitolare questo evento dopo il Covid, perché in realtà ancora siamo in piena emergenza. Concludo però qui, mi fermo, con un ringraziamento particolare all'Università della Tuscia, che oggi ospita questo evento, e in particolare al Rettore Ubertini, a cui lascio la parola per i saluti istituzionali. Sono inquadrato qua. Grazie e buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere e un onore darvi il benvenuto all'Università della Tuscia, seppur in maniera virtuale, con l'augurio di poterci vedere presto anche fisicamente, di potervi ospitare nei nostri spazi, nel nostro meraviglioso territorio. Ringrazio tutti quelli che interverranno nella giornata: Filippo De Rossi, collega e capo della segreteria tecnica, la dottoressa Vania Virgili, che ha collaborato e ha partecipato con impegno alla organizzazione della giornata di oggi. Grazie al coordinatore del gruppo di lavoro patrimonio culturale, Stefano Della Torre, che ha lavorato al fianco del collega Giovanni Fiorentino e interverrà subito dopo il mio saluto, e a tutti i relatori, in particolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che partecipano alla discussione di oggi. L'evento di oggi è un evento dedicato al patrimonio culturale italiano, che in un contesto globalizzato affronta e sta affrontando sfide molto complesse, economiche, sociali, ambientali e adesso anche sanitarie. E questo patrimonio possiamo riconoscerlo anche nella forte relazione con i luoghi
e con le province di grande ricchezza come la nostra. Oggi discuteremo in maniera aperta e costruttiva delle linee di sviluppo tracciate dal Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 nell'ambito tematico patrimonio culturale, con interlocutori di tutto il mondo della ricerca. Un'idea che parte dall'Università della Tuscia, sviluppata in sintonia con il Ministero dell'Università della Ricerca, proprio per restituire valore e centralità ai luoghi, ai paesaggi, alle comunità locali. E credo che il fatto che questa discussione si svolga in un ateneo di piccole dimensioni come il nostro, una tipica realtà accademica delle aree interne del nostro paese, abbia anche un importante valore simbolico. Il nostro territorio, le città che ci ospitano, per noi Viterbo, ma anche Civitavecchia Rieti, e le università delle aree interne, come l'Università della Tuscia, hanno un patrimonio incredibile di conoscenze e di sviluppo, spazi e saperi con centinaia di anni di storia. E noi abbiamo la fortuna di abitare degli spazi che riflettono il patrimonio culturale che è nelle università italiane. Ora ci troviamo nel complesso di Santa Maria in Gradi, ma qui a Viterbo ne abbiamo degli altri come Santa Maria del Paradiso e San Carlo. Ecco, credo che questi luoghi e questi spazi, questo patrimonio delle università italiane, insieme al loro patrimonio di conoscenza, vada valorizzato e promosso ancora di più, non solo in Italia ma anche all'estero. Mi piace sempre ricordare che noi abbiamo uno dei sistemi universitari più efficienti al mondo, e questo perché la nostra missione è quella di formare studenti preparati in tutto il paese. Le nostre università contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo dei territori che le ospitano, allo sviluppo culturale, economico e sociale, e questo vale in particolare nelle aree interne. Io so che il ministro Manfredi, che ringrazio perché sarebbe voluto intervenire, ma mi ha avvertito anche privatamente dell'impossibilità di essere qui presente con noi, so che sta studiando una strategia specifica dedicata alle realtà accademiche delle aree interne, e non manca mai di sottolineare la centralità delle realtà accademiche come la nostra, per cui di questo lo ringrazio. E tutto questo è possibile proprio perché noi abbiamo una rete di università pubbliche di altissimo livello che copre tutto il paese. Spesso leggiamo sui giornali che le nostre università non svettano nelle classifiche internazionali, ma questo è legato al fatto che noi abbiamo una missione che ha radici molto antiche, che non è quella di creare poli di eccellenza, ma piuttosto quella di diffondere la ricerca, la cultura, l'educazione, il progresso in tutto il paese. E infatti, se osserviamo quegli stessi ranking internazionali con maggiore attenzione, ci accorgiamo che l'Italia è uno dei paesi più rappresentati al mondo, in particolare il terzo in Europa, e la gran parte delle università pubbliche italiane, tra cui anche la nostra, figurano nel top 5% delle università al mondo. Allora io penso che il Piano Nazionale della Ricerca 21-27 rappresenti un'occasione, perché la pandemia ha in qualche modo risvegliato anche nell'opinione pubblica la coscienza della centralità dell'educazione, della formazione, della ricerca, dell'università e della scuola. Si sta aprendo la convinzione, direi finalmente, che finanziare la formazione e la ricerca sia l'unica via possibile per avere sviluppo e progresso nel paese, soprattutto oggi che ci troviamo ad affrontare una delle più gravi emergenze di sempre. Perché solo così poi noi potremo avere più tolleranza, più senso civico, maggiore propensione al rispetto delle norme e degli altri. E la pandemia ci ha dimostrato anche, e ha dimostrato anche, la resilienza dei territori e delle aree interne, ed ha evidenziato chiaramente come lo sviluppo metropolitano, tipico delle realtà occidentali, si debba affiancare uno sviluppo territoriale. La valorizzazione dei patrimoni delle realtà locali, dei patrimoni culturali delle realtà locali e di università come la nostra, possono essere al centro di questo sviluppo territoriale. Quindi non si deve, secondo me, più parlare di marginalità geografica, ma più che altro progettare per il futuro uno sviluppo diffuso. E quello che secondo me deve emergere da questo Piano Nazionale e anche dai futuri programmi di finanziamento
legati al Piano Nazionale non solo, è un modello di ricerca che da una parte si è basato su una consultazione capillare del corpo accademico e dei ricercatori degli enti pubblici e dall'altra che favorisca l'interdisciplinarità, la cooperazione fra diverse discipline che caratterizzano molte delle nostre università come quella in cui ci troviamo, che le chiamiamo appunto generaliste e che nella storia ha sempre caratterizzato il progresso e l'avanzamento della conoscenza. Dobbiamo cercare di creare e di promuovere una sintesi, un dialogo fra quello che è le aree delle scienze umane e diciamo l'area scientifica, cercando di sviluppare questi progetti tenendo in equilibrio le diverse aree disciplinari e quindi affiancando a quella che è la ricerca applicata, anche la ricerca di base e la ricerca cosiddetta pura, quella ricerca che, come tutti sappiamo, ha sempre offerto e tuttora offre in Italia risultati riconosciuti e apprezzati nel mondo. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori. Grazie Rettore Ubertini delle sue parole, grazie anche di averci ricordato il ruolo centrale delle università per la società e questo soprattutto per le aree interne dove rappresentano sia un attrattore per i territori, per quei territori, ma anche un motore di sviluppo. E la volevo anche ringraziare delle belle immagini dell'Università della Tuscia che ha voluto condividere con noi. Ora continuiamo con il nostro seminario entrando nella parte di presentazione dei contenuti con l'intervento di Stefano Della Torre. Stefano Della Torre è ingegnere e architetto, professore ordinario presso il Politecnico di Milano. Il suo settore è quello del restauro architettonico con particolare attenzione alla conservazione programmata dei beni culturali. Il suo impegno è andato anche oltre l'attività di formazione e di ricerca, mettendo a disposizione le proprie competenze in progetti operativi con gli attori dei territori e gli enti di tutela. Come ho ricordato all'inizio, ha coordinato l'ambito tematico patrimonio culturale con grande disponibilità, apertura e competenza, ma soprattutto e anche con passione. E per questo, per aver trasmesso tutto questo, io lo ringrazio personalmente ancora una volta. Ora lascio la parola a Stefano Della Torre che ci presenterà appunto le linee di sviluppo dell'ambito patrimonio culturale del PNR. Stefano, la parola a te. Grazie Vania, sono andato direttamente in condivisione della mia presentazione, spero che si veda. Allora, a me il compito anche di dare qualche riferimento su che cos'è il Programma Nazionale per la Ricerca, perché non è detto che tutti lo sappiamo. Allora, il Programma Nazionale per la Ricerca è un adempimento istituito con la legge 204 del 1998 e dice che il programma definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, ma dice anche che a questa realizzazione concorrono con le varie risorse disponibili tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca. Allora, questo coinvolgimento è dettato dalla norma, però in questo caso, con questa nuova programmazione, è su questo che si è voluto mettere l'accento, parlando proprio di un cambio di passo verso un approccio integrato per definire i temi di ricerca, mappare gli strumenti di finanziamento e intraprendere azioni congiunte. E quindi c'è un coinvolgimento delle altre amministrazioni, degli altri ministeri, per mettere a sistema i programmi. Allora qui ho messo una citazione dell'articolo 9 della Costituzione, scusate ma siamo nell'ambito patrimonio culturale, l'articolo 9 per noi è un riferimento
irrinunciabile, dove si dice che la Repubblica da una parte promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e dall'altra tutela paesaggio e patrimonio. E l'accento è proprio su quella parola Repubblica, non è semplicemente un compito, una missione, una responsabilità dello Stato, dell'organizzazione statale, ma della Repubblica in quanto tutti noi, tutti i cittadini, tutte le organizzazioni. Dall'altra parte, consentitemelo solo per un momento, questa idea che sul patrimonio culturale possano intervenire tutte le amministrazioni mettendo insieme le loro risorse, questo è molto importante per una visione anche aggiornata di come si lavora sul patrimonio culturale. Ovviamente qui si ragiona per l'intera ricerca, ma noi vediamo il nostro pezzettino del patrimonio. E ho tenuto questa slide cambiandole un po' il senso, ma mi piacevano tutte quelle lampadine colorate e mi piace l'idea che il programma significa promuovere la circolazione di conoscenze e competenze. Su tutta una serie di cose, questa slide si riferiva in particolare al coinvolgimento del sistema produttivo, ma è questa immagine che ci ispira. Come è organizzato il PNR, dove siamo? Allora, si individuano priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione, i piani nazionali, le missioni, gli strumenti. Qui stiamo parlando all'interno dei grandi ambiti di ricerca e innovazione, dove con la partecipazione di una serie di esperti, tra i quali ho avuto l'onore di essere chiamato, si è lavorato a definire un po' dei contenuti, a ragionare insieme su quali potessero essere le linee, le priorità, le aree di ricerca meno mature. Questi grandi ambiti rispecchiano le aggregazioni di Horizon Europe e riescono a ricomprendere quel che si è fatto negli ultimi anni in temi di aree di specializzazione intelligente del precedente PNR e in tema di centri di competenza lanciati dal MISE 4.0. Nel riferimento a Horizon Europe c'è una buona notizia per noi ed è che nel cluster Culture, Creativity and Inclusive Society è citato esplicitamente il Cultural Heritage. Non era così prima, è il risultato del lavoro indefesso e della forte volontà della rappresentanza italiana, ma il fatto che il Cultural Heritage come tale sia esplicitamente citato accanto alle trasformazioni sociali e economiche, la democrazia e la governance, insomma, dà una particolare rilevanza ai temi di cui ci occupiamo. I grandi ambiti di ricerca e innovazione sono piuttosto ampi e all'interno di questi c'è una granularità più fine e poi ancora si entra negli ambiti tematici. Noi dove stiamo? Stiamo nell'ambito 5.2, cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione e ci occupiamo del patrimonio. Parallelamente, all'interno dello stesso grande ambito, c'è stato un tavolo che ha lavorato sulle discipline storico-letterarie e artistiche, uno sull'antichistica, uno su creatività, design e made in Italy, uno su trasformazioni sociali, società dell'inclusione. Ovviamente con un coordinamento, ovviamente scambiandoci punti di vista, ma sicuramente questa granularità più fine ci ha anche consentito di lavorare con più attenzione ai nostri temi e di evitare tutta una serie di possibili discussioni. Però è anche importante che alcuni aspetti che ci potremmo aspettare sono in realtà dentro gli altri ambiti. E questo, insomma, ci aiuta un po' ad essere precisi e concentrati. Questi sono i ritratti del nostro gruppo di lavoro. Eravamo in 9, quindi la simmetria non è stata perfettamente rispettata, ma insomma
si è dato spazio anche a una figura di Costanza che mi piaceva moltissimo. La maggior parte di noi sarà quest'oggi al tavolo. Voglio ringraziare e citare Michele Pippan, Marco e Piero, che invece sono presenti ma non sono nel programma e hanno accettato questa divisione dei ruoli che ci siamo dati per oggi. E il documento prodotto è, contiene 5 articolazioni che sono quelle che oggi saranno presentate, e un preambolo. Io ho selezionato dal preambolo alcune frasi che vi voglio citare. La prima è quella che definisce il patrimonio culturale un sistema aperto, fatto di molteplici forme e di una diversità irriducibile, e con la caratteristica per il patrimonio italiano di essere riconosciuto in forma non selettiva ma estensiva. È una citazione da Massimo Montella e comunque è il modo di dire che l'Italia ha tanti capolavori, ma questi capolavori sono in forte relazione con i territori, con i distretti culturali e tecnologici, e questa è la nostra straordinaria opportunità. Ed è quella che determina la riconosciuta influenza culturale nel mondo, legata a questa eccezionale caratteristica del suo patrimonio, ma anche alla capacità di sviluppare tecnologie e metodi innovativi, e cioè di applicare sul patrimonio tutta la, potenzialità scientifica del paese. Patrimonio italiano quindi costituisce un laboratorio unico al mondo, proprio per la sua straordinaria continuità territoriale, e quindi un qualcosa che ha portato a fondare la tradizione di ricerca multidisciplinare sulla quale il nostro gruppo di lavoro ha voluto mettere un fortissimo accento. Il nostro è il luogo dove le diverse discipline interagiscono. Sono abituate ad interagire ed è molto importante che questa interazione possa ulteriormente svilupparsi. È un patrimonio che partecipa di logiche economiche che vanno oltre i valori d'uso. Su questa frase abbiamo molto sofferto, poi alla fine abbiamo trovato questa definizione. Quindi è un patrimonio che probabilmente può essere anche trattato con logiche aziendali, nel senso migliore, e però quel che ci preme sottolineare è un patrimonio le cui logiche hanno a che fare con l'interrelazione dei 4 pilastri della sostenibilità: economia, società, ambiente e ovviamente cultura, e la gestione del patrimonio rientra tra i grandi obiettivi e quelle che saranno alla fine le grandi sfide del PNR. Qui parlo di sicurezza, parlo di efficienza energetica, di transizione verde, transizione digitale, ma di fronte ai grandi rischi il patrimonio culturale può fare la sua parte. Il seminario è stato intitolato Dopo il Covid. Non ci siamo ancora nel dopo, siamo in piena emergenza, è chiaro. Sappiamo, ce lo siamo detti tante volte, che è molto importante che anche durante l'emergenza si traguardi per la via d'uscita una normalità diversa e migliore e si attuino priorità che da tempo avevamo individuato. Il patrimonio per è un'espressione che mi piace molto, è qualcosa che sottolinea le potenzialità del patrimonio. Il patrimonio ha una natura partecipativa ed è questo che apre a percorsi di collaborazione pubblico-privato, a contesti di integrazione territoriale, e nel seminario ne parleremo, il dibattito finale converge un po' proprio su questi temi. E un ultimo punto che abbiamo voluto sottolineare: chi si occupa di patrimonio accetta la sfida della multidisciplinarità. Questo richiede una formazione specifica, abbiamo detto,
richiede di essere dei grandi specialisti, ma con una grande apertura a fare altro. Abbiamo scelto quel multidisciplinare proprio a sottolineare che non ci stacchiamo dalle nostre radici, però abbiamo bisogno anche di forme di valutazione della nostra ricerca che riconoscano e premino questo carattere interdisciplinare. E infine qui c'è l'elenco delle articolazioni. Io a questo punto credo di poter lasciare la parola, interrompo la condivisione del mio schermo e lascio la parola ai colleghi per la discussione delle articolazioni. Grazie. Grazie, grazie Stefano per aver dato il quadro d'insieme sia del Programma Nazionale per la Ricerca sia dell'ambito tematico patrimonio culturale. Come hai ricordato tu, che è un settore molto, molto disciplinare, senza dimenticare l'importanza della ricerca di base nel contribuire a questo settore multidisciplinare. Ricordo proprio un articolo di Nature che riportava il settore del patrimonio culturale come uno dei campi di ricerca alla quale contribuivano un numero molto alto di discipline, e in particolare quello che tutti noi che lavoriamo nel settore conosciamo bene, il dialogo fra le scienze dure e le scienze umanistiche. E proprio su questo aprirei la sessione con la prima articolazione, che infatti parla di sbloccare il pieno potenziale delle scienze del patrimonio. L'articolazione sarà presentata da Costanza Migliani in dialogo con Massimo Sanna. Costanza Migliani è direttrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è una chimica e si è sempre occupata di chimica dei materiali, di capolavori dell'arte, sia antica sia moderna. È coordinatrice nazionale del nodo italiano dell'infrastruttura di ricerca europea per l'Heritage Science ed è anche coordinatrice europea del MOLAB, quindi un laboratorio mobile che dispone di strumentazione portatile non distruttiva e non invasiva per l'analisi diagnostica in sito dei capolavori dell'arte. Insieme a lei parlerà Massimo Sanna, che è il direttore generale musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo e prima di avere questo incarico è stato a guida del Parco Archeologico di Pompei dal 2014. Riporto le parole del ministro Franceschini, che dice che possiamo dire che ha legato il suo nome alla rinascita del sito vesuviano, che grazie al suo lavoro è diventato un modello di gestione e un punto di riferimento internazionale. Questo è vero, io ho conosciuto Massimo proprio all'inizio del suo incarico come soprintendente archeologico di Pompeo e ricordo i problemi che questa ricchezza del parco archeologico, del parco orologico portava con sé. Lascio la parola a Costanza per introdurre. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Ti sentiamo benissimo. Perfetto, grazie Vania. Allora, buon pomeriggio a tutti, ai partecipanti, al tavolo della discussione e anche a tutti coloro che sono collegati. Allora, l'articolazione 2, sbloccare a pieno le potenzialità delle scienze del patrimonio, è stata individuata da questo ambito come una delle priorità da sostenere nel prossimo futuro, nell'ambito della ricerca italiana e quindi delineata in questo prossimo PNR. Ringrazio innanzitutto le persone che del tavolo hanno partecipato in modo più diretto all'articolazione, che sono Piero Mandò dell'Università di Firenze, Marco Martini di Milano Bicocca e Michele Pippan dell'Università di Trieste. Sono qui a nome anche loro a presentarvi quali sono stati i principi fondamentali che ci hanno portato a descrivere questa articolazione. Il sostegno sarà e vuole essere verso ricerche che vanno in modo collaborativo a unire quelli che sono i principi, i metodi e i valori delle STEM, quindi scienze sperimentali, ma anche l'ingegneria, le tecnologie e la matematica, con i principi, i valori e le necessità invece degli studi nell'ambito della cultura materiale.
cultura materiale intesa come interesse per manufatti di tipo urbano, di oggetti artistici dell'antichità ma anche dell'arte contemporanea, fino anche agli utensili che ci raccontano la storia del passato, della vita quotidiana ma anche delle attività produttive. Questi studi della cultura materiale declinati poi per i vari aspetti che servono al patrimonio, quindi certamente la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione. Sappiamo quanto questi tre ambiti poi si sostengono a vicenda, una sorta di cura, se vogliamo usare una parola più evocativa, del patrimonio. Allora, in questo ambito di ricerche multidisciplinari collaborative abbiamo individuato con il tavolo di lavoro e condiviso alcune parole chiave che qui brevemente vi riporto. Innanzitutto l'idea di andare a sostenere e sviluppare nel futuro degli approcci di tipo non invasivo. Certi come siamo che il patrimonio può essere definito come una risorsa non rinnovabile e in quanto tale preziosa e non rinnovabile da studiare con metodi non invasivi, metodi dove peraltro l'Italia ha delle competenze, un know-how riconosciuto a livello internazionale. Sicuramente un'altra parola chiave è quella dell'imaging, inteso come modellizzazione 3D del manufatto, al quale andiamo ad aggiungere altre dimensioni che sono la composizione, la struttura, le proprietà che questo manufatto ha nel tempo. Quindi attraverso questo imaging multidimensionale che possiamo facilitare l'interazione interdisciplinare tra chi si occupa del modello, della struttura di questo oggetto e delle sue invece d'altra parte proprietà dei materiali. Un altro aspetto importante che riteniamo per la ricerca nei prossimi anni in questo settore è quello del modeling, ossia usare metodi matematici che riescano a costruire degli algoritmi conoscitivi sui dati che vengono estratti dalle varie tecnologie di diagnostica per avere informazioni e modelli previsionali del futuro di questi oggetti nella loro interazione con quello che è l'ambiente climatico, ma anche l'effetto antropico. Quindi per mettere in atto nel prossimo futuro dei modelli di conservazione preventiva che siano educati dalla conoscenza del comportamento dei manufatti. Riteniamo anche importante l'allineamento con quelle che sono le Green Deal, la Green Deal, ossia andare a sviluppare dei metodi, dei sistemi conservativi e di restauro che siano compatibili, che siano green. Quindi andremo, secondo noi, si dovranno sostenere ricerche verso sviluppo di materiali sostenibili per il restauro, ma anche processi sostenibili, sia per il manufatto che per l'ambiente. Quindi ci immaginiamo sistemi per la protezione antisismica, ma anche per l'efficientamento energetico, che siano compatibili anche con la storia e il valore del manufatto. Infine, un aspetto importantissimo anche per il nostro ambito di ricerca, così come d'altra parte per altri, è quello dell'open science e open knowledge. Sappiamo quanto in altri ambiti questo ha portato grandi innovazioni e siamo certi che anche nel nostro ambito riuscire ad aprire le conoscenze, a condividere tutto quello che creiamo con la ricerca potrà dare uno sviluppo esponenziale dell'innovazione in questo settore. Infine, e questo un po' l'ho detto già all'inizio, crediamo molto nella necessità di andare a favorire e sostenere ricerche che siano basate sul principio della co-creazione, ossia le diverse discipline che, come ci diceva Stefano, devono mantenere un forte baricentro, ma essere in grado di dialogare, devono dialogare fin dall'inizio. Allora noi ci immaginiamo che la vera innovazione, la forte innovazione nel futuro in questo settore verrà da ricerche che fin dal tempo zero, da quando si pone la domanda, potranno essere collaborative, co-creazione dalla domanda, dall'analisi dei risultati e anche dalla valorizzazione dei risultati. Sappiamo da una recente pubblicazione dell'ICROM che un problema delle scienze nell'ambito heritage è stato proprio quello di non creare valore dei risultati perché non c'è
poi trasferimento ai portatori di interesse. Allora noi vogliamo i portatori di interesse che siano coinvolti fin dal tempo zero nella impostazione della ricerca. E questo mi dà grande slancio nel passare la parola a Massimo Osanna, che potrà darci la sua prospettiva come portatore di interesse prioritario in ambito appunto del patrimonio, quindi portando la voce del MIPAAF, delle sue impressioni su questa articolazione. Grazie. Grazie innanzitutto a Stefano Della Torre per l'invito, che mi ha reso molto lieto, perché è una possibilità, anche se per pochi minuti, di condividere punti di vista, progetti, relazioni, appunto in un'ottica sempre più multidisciplinare e interdisciplinare, che poi è stata un po' la cifra del mio impegno a Pompei. E ringrazio Costanza Miliani per appunto aver lanciato questi punti chiave, che poi sono, devo dire, assolutamente esaustivi di un percorso che dovremmo intraprendere in maniera che è fondamentale intraprendere per il nostro patrimonio culturale. Innanzitutto, senza andare puntualmente sulle parole chiave, perché molte si sovrappongono, soprattutto sono ovviamente anche quelle interrelate e, come dire, da considerare in connessione, il tema che emerge ovviamente, ed è un tema molto caro a Stefano Della Torre, è quello della manutenzione preventiva, ovviamente, che credo sia una delle chiavi che bisogna fare in modo che nei prossimi anni aprano tutte le porte dei luoghi della cultura italiana. A Pompei il successo a cui alludeva prima Vania della mia gestione, che è stata poi una gestione ovviamente condivisa con un gruppo nutrito di funzionari, di specialisti, di architetti, ingegneri, restauratori, archeologi, eccetera, eccetera. Il successo è stato proprio quello della capacità di dialogare. Ora, questa di dialogare in un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, dove chi ha scardinato le attitudini del passato. In precedenza a Pompei i lavori di restauro erano fatti da architetti, i lavori di scavo o ricerca in archivio dagli archeologi, i lavori che riguardavano invece superfici dipinte e intonaci dipinte dai restauratori, senza alcun dialogo. Innanzitutto mancavano figure professionali essenziali, appunto tutti quelli, per esempio, appunto tutte quelle rappresentano le scienze dure o comunque appunto l'approccio scientifico alla diagnostica, a cominciare per esempio dagli ingegneri, che non erano previsti proprio nel panorama del MIPAAF. Allora quello che si è fatto innanzitutto è ampliare lo spettro degli specialisti coinvolti nelle dinamiche, coinvolgendo dagli ingegneri agli informatici, ma anche poi appunto chimici o fisici, comunque vulcanologi, perché ovviamente a Pompei questo è fondamentale, facendo in modo che ogni progetto avesse dei direttori operativi che rappresentasse tutte le discipline, direttori operativi che affiancavano il direttore dei lavori e che sapevano dialogare perché parlavano un linguaggio comune. Io non devo conoscere, ovviamente, non devo avere il patrimonio culturale di un ingegnere o di un chimico, ma devo avere un linguaggio, come dire, che ci permette di capirci. Spesso in passato si facevano, per esempio, analisi archeometriche dei manufatti, comprendere anche la materialità dell'oggetto, la provenienza dell'oggetto, eccetera. Però i risultati erano praticamente, diventavano appendici di lavori archeologici, perché non erano capiti e non era sfruttato il potenziale che invece è enorme. Se ci si capisce, la scienza fa un salto enorme, un balzo enorme avanti, ed è quello che adesso noi dobbiamo portare avanti, cioè linguaggi comprensibili. Dobbiamo fare in modo che nel nostro approccio multidisciplinare ci capiamo e quindi usiamo un linguaggio che come dire, comprensibile da tutti i partner e i portatori di interesse, appunto, nei nostri lavori. Quindi un linguaggio comprensibile in un approccio però sempre, appunto, sfaccettato in una multidisciplinarietà che è essenziale. La manutenzione programmata, in fondo, è questo, poi, è saper coniugare
appunto saper creare dei gruppi che lavorino in una maniera sistematica dalle fasi ispettive alle fasi diagnostica dell'intervento e alla fase poi appunto della registrazione dei dati, perché un altro aspetto fondamentale di cui, a cui alludeva Costanza, e qui mi riaggancio a un'altra, ad un'altra parola chiave, è quello degli open data. Allora è chiaro che tutto questo poi deve essere, ovviamente deve confluire in una apertura generalizzata dei dati, ma ovviamente non si arriva all'open science, all'open knowledge, se non abbiamo un progetto di digitalizzazione alla base, cioè tutte le nostre informazioni che vengono fuori dall'approccio manutentivo devono essere inserite all'interno di un database, di un archivio informatizzato che poi sia friendly da gestire e sia condivisibile. Per cui è chiaro che tutto questo può avvenire solo se abbiamo alla base, ma qui ci dovrebbe essere anche Laura Moro, che ovviamente è la referente della Digital Library, con cui stiamo anche lavorando insieme, che deve appunto, con cui il Ministero si deve fare un salto verso il futuro, proprio grazie alla digitalizzazione. A Pompei una delle cose che si è fatto, ma anche lì con fatica, perché si sembra sempre di lavorare in maniera pionieristica, perché non c'è alla base, cioè tutte le cose che sono state fatte precedentemente non hanno avuto una dimensione archivistica e informatizzata, e questo è un patrimonio che si è perso. Per cui si è ricominciato anche lì con un archivio informatico, dove abbiamo cercato di fare un piano della conoscenza, da una nuova pianta di Pompei in scala 1,50 che non esisteva, che poi diventava la base per inserire all'interno tutta la documentazione sulle strutture, sul costruito, dalla fotogrammetria a poi al rilievo laser scanner, eccetera, eccetera. Tutto questo appunto far confluire poi in un contenitore informatico che poi deve essere condiviso innanzitutto da chi ci lavora e poi ovviamente dato anche all'esterno. Ma questi, proprio qui poi proprio a Pompei ci siamo un po' arenati, nel senso che questo archivio era così complesso dal punto di vista anche dell'ingegnere informatico che poi non era friendly, e quindi anche qui ci vogliono degli esperti che sappiano far dialogare, facciano in modo che si parli anche in quel caso lo stesso linguaggio, un linguaggio comprensibile innanzitutto da chi lavora, dai funzionari, dagli specialisti che sono inseriti all'interno del sistema, e poi da chi appunto i portatori di interesse in generale. Quindi diciamo, adesso vedo che il tempo praticamente è già scaduto anche della nostra sezione, però per chiudere io credo che è sempre più importante un dialogo fra le istituzioni, quindi molto bene MUR e MIBACT che finalmente dialogano in una maniera così sensata e così, come dire, collegiale, perché questo spesso è mancato nel passato, e quindi in questo il ruolo dei musei può essere importante, perché anche ai musei, soprattutto i grandi musei, sono e devono essere dei centri di ricerca che devono dialogare con le università, col CNR, con progetti comuni, progetti PRIN che possono essere comuni, ricercatori condivisi nelle varie istituzioni. Cioè dobbiamo fare in modo che anche adesso che il rapporto fra il MUR e il MIBACT quindi diventi sempre più stretto anche con figure che sono di ricercatori che sono a cavallo, che lavorano all'interno delle due istituzioni. Ma ovviamente potrei andare avanti molto a lungo, ma il tempo, mi dispiace, è scaduto. Spero almeno di essere stato chiaro in queste poche suggestioni. Sì, grazie Massimo, grazie Costanza, avete già portato tanto materiale, no? Il linguaggio comprensibile, il trasferimento di conoscenza a partire dal tempo zero, ma non direi non solo trasferimento di conoscenza, ma anche generazione di nuove conoscenze, la necessità dell'interpretazione dei dati, la necessità di competenze e nuove competenze. Passerei, e come avete capito per chi ci sta seguendo, queste sono delle pillole, quindi sono delle pillole di informazioni. Abbiamo sia l'esperto sia il discussant a poco tempo, un po' per trasmettere tutto quanto il lavoro che è stato fatto in questi mesi scorsi. Quindi passo subito a questo punto alla prossima articolazione, che è quella dell'applicazione al patrimonio culturale di nuovi modelli economici per la sostenibilità e la resilienza, e ne parleranno Livio De Santoli insieme a Maria Alessandra Vittorini. Livio De Santoli è dell'Università
La Sapienza di Roma, dove è ordinario di fisica tecnica ambientale, insegnando sia alla facoltà di ingegneria sia alla facoltà di architettura. Nel gruppo di lavoro patrimonio culturale ha contribuito con le sue competenze nel settore della riqualificazione energetica che gli sono valse nel 2017 sia il premio Forum EPA per il progetto per la riqualificazione energetica della Galleria Borghese, sia il riconoscimento fra le 100 eccellenze italiane nel settore energetico. L'architetto Maria Alessandra Vittorini, d'agosto 2020, è direttrice della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Precedentemente, in qualità di soprintendente per la città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è intervenuta nella ricostruzione post-sisma. Ha seguito negli anni programmi connessi al restauro e alla ricostruzione post-sisma del patrimonio culturale, curandone anche gli aspetti di divulgazione e di confronto scientifico e disciplinare. Con il coordinamento dell'intervento di restauro e ricostruzione della Basilica di Colle Maggio, attuato interamente dalla sovrintendenza con il supporto tecnico-scientifico di esperti di autorevoli atenei italiani, le è stato dato il premio europeo European Heritage Award 2020, unico premio assegnato all'Italia nella categoria conservazione. Mi fermo qui e quindi passo la parola a Livio De Santoli e quindi alla Maria Alessandra Vittorini. Buonasera a tutti, buonasera, grazie, grazie per questo interessantissimo confronto. Io passo subito, visto il tempo che abbiamo a disposizione, a tentare di declinare questo tipo di articolazione su delle suggestioni generali, nel senso di parole chiave. Partendo dal fatto che abbiamo tutti chiaro, molto chiaro, in testa la grande accelerazione che in questi ultimi anni hanno ottenuto, diciamo a partire dal 2015, tutte le scienze ambientali, ecologiche, nei vari settori, in tutti i settori, diciamo, della nostra ricerca. Tutto è iniziato anche nel settore dei beni culturali con la Convenzione europea sul paesaggio, poi c'è stata la Convenzione di Faro, recentemente attuata anche in Italia dopo lungo tempo, linee di ricerca negli ultimi anni in ambito comunitario, ma diciamo il colpo di grazia, se così possiamo dire, è venuto fuori dal Green New Deal già più volte citato in precedenza. C'è un fatto importante: dei 200 e passa miliardi di euro devoluti verso il nostro paese verranno finanziati con quei tassi agevolati o addirittura a fondo perduto due temi fondamentali: la transizione ecologica e la transizione digitale. Le due cose poi in particolare su questa articolazione si intersecano ulteriormente. Da questo punto di vista, quindi, sostenibilità e resilienza, così come recita il titolo della nostra articolazione, di questa articolazione, giocano un ruolo diverso, un nuovo ruolo, se così possiamo dire, che ha bisogno di essere sostanziato in tutte le sue forme e in particolare dalla ricerca. In effetti ci sono due temi fondamentali: quello dell'economia circolare, che è un modo, è un approccio completamente diverso rispetto all'economia lineare che abbiamo saputo riconoscere negli ultimi 100 anni, che necessita di un impegno di tutti, a partire dal singolo cittadino che deve essere messo al centro della sua relazione nei confronti di tutte le tematiche. L'economia circolare, e in particolare declinata anche sui temi dell'efficienza energetica, viene più volte detto nel documento che l'efficienza energetica è uno strumento di tutela, può essere uno strumento di tutela, a patto di realizzare alcune cose. E in primis dare uno strumento di misura quasi quantitativa, oltre che qualitativa, della resilienza. Cosa intendiamo per resilienza del patrimonio culturale? La seconda, perché l'efficienza energetica come strumento di tutela agevola certi percorsi, naturalmente riconoscendo carattere territoriale agli aspetti legati al patrimonio culturale.
Si è parlato dei musei fino a qualche minuto fa, in realtà fuori dai musei c'è un altro mondo altrettanto importante, quello del patrimonio diffuso. Nel patrimonio diffuso entra il territorio ed entra il singolo cittadino, perché devono intervenire tutti per trovare questo linguaggio comune, quasi da reinventare o da inventare dal nuovo. Il tema da questo punto di vista è molto ampio, le linee di ricerca sono tante, le parole chiave sono tante, ma mi piace tra le tante ricordare qualche cosa in particolare che riguarda questo riorientamento del rapporto conservazione e sviluppo, no? A patto che si possano tenere presenti tutte le azioni di contrasto con il relativo al cambiamento climatico, in modo tale da tenere presente che il patrimonio culturale contiene conoscenze tradizionali per una corretta gestione anche dei sistemi energetici ed ecologici, ma ancora di più oggi intesa come parte del tessuto urbano e del paesaggio. Da questo punto di vista ci attendiamo molto da tutti i ricercatori che a vario titolo, Stefano prima ricordava le gambe della sostenibilità, con la cultura come quarta elica che le raggruppava e le faceva interagire in maniera sincrona. E da questo punto di vista gli aspetti di resilienza e di sostenibilità hanno bisogno ancor più di multidisciplinarità di altri. Quasi come se questa multidisciplinarità potesse trasferirsi in una vera e propria transdisciplinarità, cioè una connessione, una ibridizzazione tra le varie parti. Ricordo, e finisco qui, il tempo è già scaduto, che il piano del Recovery Fund si chiama proprio così, piano di ripresa e di resilienza. Utilizzare questi soldi è un nostro dovere, utilizzarli per il progresso e per l'innovazione è un nostro diritto. Grazie per avermi ascoltato. Do la parola ovviamente ad Alessandra Vittorini per un completamento e un'aggiunta a quello che abbiamo detto da questo punto di vista. Grazie. Mi sentite? Sì. Ok, grazie professore. Vorrei ringraziare davvero Stefano Della Torre e anche Vania Virgili dell'introduzione. Da quali esperienze vengo è stato chiarito. Vorrei aggiungere che io, come è stato detto, sono alla guida della Fondazione da poco più di un mese. 8 anni li ho spesi alla guida della soprintendenza dell'Aquila nella ricostruzione post-sisma, complessivamente 30 anni da funzionario architetto nel Ministero. Per cui, diciamo, mi perdonerete se nelle mie riflessioni mi porto dietro tutte e tre queste esperienze che ho vissuto, ma ovviamente con un occhio al contributo che può dare oggi la scuola che io rappresento a questa riflessione. E ringrazio appunto il professor Della Torre che mi dà la possibilità di partecipare a questo confronto davvero affascinante e stimolante in relazione al momento che attraversiamo. E consentitemi una precisazione: Vania Virgili ha richiamato il premio europeo, così come citava il professor Rosanna, quello è stato un lavoro di squadra che è stato dato non a me, ci tengo a dirlo, perché è stato premiato il restauro, e ci tengo a dirlo perché parte di quel restauro alla guida di quel pool di Atenei c'era proprio il professor Della Torre, quindi è in gran parte un premio anche suo, come di tutta la squadra, e ci tenevo a richiamarlo. E il tema della ricerca. La ricerca e la formazione sono tra i compiti prioritari della Fondazione Scuola dei Beni e Attività Culturali. E proprio questa mattina veniamo dall'aver fatto la prima riunione sulle attività triennali con il Consiglio Scientifico, dove dovevamo discutere i temi della ricerca, e ho fatto presente che si stava avviando questo confronto, che il Consiglio Scientifico si aspetta, diciamo, di seguire, e mi sono impegnata a riferire i temi e le questioni che stiamo affrontando. E mentre invece per
Per quanto riguarda le mie esperienze precedenti, ho avuto a che fare in modo molto diretto e a tratti anche concitato con le altre questioni poste da questo panel, cioè il patrimonio culturale e i modelli economici di sostenibilità e resilienza nello scenario complicato della ricostruzione post-sisma. Un terremoto nel 2009, un altro terremoto nel 2016, oggi il Covid, sempre emergenza, sempre resilienza, i temi sono sempre quelli. Ora, il piano Next Generation della Unione Europea, che è stato citato, vede ai primi posti della sua agenda il tema Education and Skills, insieme a competitività, produttività, salute, occupazione, coesione sociale e territoriali, nelle grandi sfide che sono la transizione al Green Deal e al digitale. La crisi innescata dal Covid e dai diversi lockdown ha colpito duramente nel nostro ambito, prevalentemente i musei, se ne discute anche questi giorni. La Fondazione ha fatto una ricerca immediatamente all'inizio del lockdown, i cui risultati sono interessanti rispetto a ciò che emerge. Ha colpito anche i luoghi della cultura, ha colpito le attività di produzione artistica e di spettacolo. E questo, paradossalmente, lo ha ricordato il Rettore in apertura, ha prodotto forme diverse di riscoperta del territorio, del patrimonio culturale diffuso, lo ha richiamato anche il professor De Santoli. Lo smart working forzato, le opportunità del lavoro da remoto hanno fatto anche riscoprire luoghi diversi, alternativi, in cui lavorare o vivere, cogliendo le opportunità di luoghi e circuiti prima sottovalutati o ignorati, luoghi in cui le connessioni digitali fanno riconsiderare radicalmente categorie come marginalità e centralità o i privilegi connessi alla posizione dei trasporti. È il possibile riscatto del territorio e del patrimonio diffuso, una riscoperta. Qualcuno sta coniando singolari neologismi definendoli neoluoghi. È un processo da presidiare e da accompagnare, tanto più ora che l'Italia ha ratificato la Convenzione di Faro con tutti i suoi importanti principi di appartenenza, identità e valore del patrimonio culturale per le comunità. Giusto quindi mettere al centro del Programma Nazionale di Ricerca il patrimonio culturale, giusto lavorarci insieme. Ancora in Europa, la Presidente della Commissione von der Leyen, richiamando l'esperienza del Bauhaus, ha definito il Green Deal come un nuovo progetto culturale per l'Europa. Culturale, appunto, strettamente connesso con le nuove tecnologie, l'ambiente e il clima. E anche il prossimo G20, a presidenza italiana, sul tema della cultura sta discutendo di introdurre i temi della prevenzione e sicurezza del patrimonio, cambio climatico, la formazione. È qui che si pone il tema delle competenze, tema che investe la ricerca come la formazione, che quindi ci riguarda tutti. Gli spunti evidenziati nel documento di base che ha richiamato il professor De Santoli parlano di riorientare il rapporto tra conservazione e sviluppo, ci ricordano che sono molte le conoscenze tradizionali contenute nel patrimonio culturale, utili per la gestione corretta degli ecosistemi, preservare l'identità e il valore di testimonianza del patrimonio diffuso può produrre sostenibilità e tutela, può quindi contribuire anche alla riduzione del consumo di suolo e a ripensare gli equilibri territoriali, anche grazie alle connessioni digitali. Tutto questo non è molto diverso da quello che si è iniziato a valutare e riscoprire con la ricostruzione post-sisma che ormai in Abruzzo sta contando il suo 11° anno. Anche qui credo che per il patrimonio culturale bisognerà andare oltre gli automatismi e i tecnicismi normativi, andare oltre la banale applicazione dei principi dell'ecobonus o del principio del cappotto dovunque, ragionare come nelle ricostruzioni post-sisma forse di categorie del miglioramento e non solo di quelle dell'adeguamento, introdurre nuovi sguardi capaci di coglierne le opportunità, di gestirne le complessità e non solo di rilevare le difficoltà nell'applicare modelli rigidi a un patrimonio che di per sé ha le sue complessità e le sue criticità. Dunque, ripartendo dalle competenze, è stato citato anche dal professor Rosanna l'importanza delle competenze interdisciplinari e trasversali. Anche questo abbiamo imparato dalla pandemia, l'importanza delle competenze specifiche e il ruolo determinante del sapere scientifico sulla politica, la necessità delle competenze trasversali che incrociano il sapere con il saper fare. In questo campo la scuola sta avviando un lavoro che riguarda la formazione dei futuri dirigenti tecnici del Ministero, con in particolare soprintendenti, direttori di reti museali,
in un corso concorso di formazione insieme alla SNA. Sta lavorando nella formazione trasversale di settori con esperienze specifiche, tematiche o locali, con la Regione Sardegna, con il Friuli Venezia Giulia, con alcune direzioni generali, anche quella dei musei con la professor Rosanna, con il Consiglio Nazionale degli Architetti. Nella ricerca europea, con il progetto Charter di Erasmus Plus, proprio sulle professioni culturali, che considererà inevitabilmente anche il tema dei saperi e delle tecniche tradizionali. Nei contributi MIBACT per il G20 della cultura abbiamo un consiglio scientifico direttamente impegnato in questo campo, con l'obiettivo di mettere a fuoco una ricerca per la competenza e per la formazione. Il linguaggio comune è l'obiettivo fondamentale della ricerca e della formazione. L'ha citato professor Rosanna, in un mondo dove operano tanti attori con ruoli diversi e con interessi diversi, dagli operatori della tutela fino agli utilizzatori, cittadini, professionisti, i gestori delle pubbliche amministrazioni o della programmazione economica e finanziaria, hanno bisogno di un quadro di riferimento per camminare lungo lo stesso percorso, per condividere gli obiettivi e soprattutto per parlare la stessa lingua. Io credo che questo emerga dai documenti di cui abbiamo discusso e possa essere l'obiettivo fondamentale. Il richiamo del professor Della Torre all'inizio, che ci ricordava l'incipit dell'articolo 9, dove parla di Repubblica, allude esattamente a questa multiformità del mondo che opera nel patrimonio culturale e quindi la necessità di investire sia con la ricerca che con la formazione nella creazione di una piattaforma comune di linguaggio, di conoscenza, ma soprattutto di obiettivi e di destinazione, per la costruzione collettiva e condivisa di una visione di futuro che sappia cogliere le potenzialità di questo patrimonio. E lavorarci insieme sarà una bella sfida. Grazie. Grazie direttrice, grazie anche a Livio De Luca e grazie anche di aver ricordato i temi urgenti come appunto quello della ripresa e della resilienza, della necessità di un linguaggio comune e di nuove competenze alle quali anche appunto, come ci ricordava la direttrice Vittorini, la Scuola del Patrimonio sta offrendo tutta una serie di opportunità. Passerei ora all'altra articolazione di ricerca legata alla digitalizzazione dei processi di tutela, conservazione e valorizzazione, e ne discutono Roberto Di Giulio e Laura Moro. Roberto Di Giulio è professore ordinario di tecnologia dell'architettura presso l'Università degli Studi di Ferrara, insegna progettazione tecnologica dell'architettura e svolge attività di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica, delle metodologie di progettazione e delle strategie di programmazione e gestione del processo edilizio. È responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea nel settore del digitale applicato al patrimonio culturale. Ha fatto recentemente parte del gruppo di esperti nominati dalla Commissione europea per lo sviluppo di linee guida sulla digitalizzazione 3D del patrimonio culturale, che lo scorso agosto ha terminato i lavori restituendo 10 suggerimenti o raccomandazioni. L'architetto Laura Moro è direttrice della Digital Library, il nuovo istituto voluto dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Laura Moro arriva a dirigere la Digital Library dopo anni di direzione dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e la Documentazione, dove anche lei ha collaborato a progetti multidisciplinari in collaborazione con il mondo della ricerca e in particolare ricordo l'ontologia per la rappresentazione dei luoghi della cultura al fine delle pubblicazioni di Linked Open Data. Lascio quindi la parola a Roberto per la presentazione dell'articolazione. Sì, grazie. Il tema al quale si riferisce l'articolazione 1 è quello della digitalizzazione dei processi di tutela, conservazione e valorizzazione. E in questo ambito il piano ha puntato al sostegno dello sviluppo della ricerca che miri a una più ampia applicazione delle tecnologie digitali. In realtà, anzi in sostanza, oltre alle indicazioni per il sostegno allo sviluppo della ricerca,
E qui si trattava anche di individuare un modo per governare un processo che di fatto è già in atto da tempo e peraltro che ha subito anche un'accelerazione, uso il termine subito in modo volontario e non casuale, ha subito un'accelerazione proprio in questi mesi di crisi dove appunto l'applicazione delle tecnologie digitali al patrimonio ha visto diverse forme e formule. Il governare, quindi, cioè sostenere e governare un processo già in atto con una focalizzazione su tre ambiti principali. Il primo è quello della spinta a far sì che il processo di digitalizzazione e i prodotti che da tale processo vengono messi in uso e vengono resi fruibili, possano tra di loro essere messi in comunicazione, cioè e soprattutto essere messi in comune. E la secondo aspetto è quello dell'accessibilità, che è relativa e conseguente anche al primo, nel senso che mettere in comunicazione e mettere in comune per rendere accessibile i prodotti, il processo, sia in termini di fruizione dei dati, ma anche in termini di accesso a questo processo, in termini di contenimento dei costi, quindi rendere quella tecnologia disponibili più semplice e più accessibile in termini economici, appunto, la possibilità di procedere nel senso nella direzione della digitalizzazione del patrimonio. E infine, ma non ultimo, è sempre legato ai due precedenti punti, quello della definizione di standard di qualità e di standard anche in questo caso di comunicazione e condivisione di modo di gestire il processo della digitalizzazione. Questo dà luogo anche in questo caso, anche in questa... questa articolazione ha dato luogo all'individuazione che col gruppo di lavoro abbiamo fatto di alcune parole chiave. Fondamentalmente possiamo focalizzarci su tre aspetti. E il primo, che fa riferimento al discorso della comunicazione e intercomunicabilità dei dati, è quello della interoperabilità, che è il termine tecnico nel quale si individua questo aspetto. E cioè la possibilità che i dati disponibili, le banche dati, gli archivi, trovino procedure, tempi e modalità per, e soprattutto linguaggi comuni per essere appunto interattivi, per comunicare tra di loro e non soltanto scambiare il dato, ma anche rendere accessibile il dato in modo trasversale. E poi soprattutto permettere una continua integrazione dei dati, compresi quelli di cui abbiamo sentito parlare anche negli interventi precedenti, legati a aspetti più tecnici, alle fonti sensoristiche, alle indagini diagnostiche, tutto il mondo della conservazione in termini di manutenzione preventiva, come è stato detto giustamente prima. Anche questo, la digitalizzazione del dato, dei dati, consente di ottimizzare le procedure, di ottimizzare i risultati, di ottimizzare anche, ripeto, l'accesso a questi dati. L'altro elemento, l'altra parola chiave è quella del semantic web, cioè il passaggio ed è legato al primo concetto, il passaggio dal concetto di banca dati a quello di semantic web, cioè di gestione e accesso ai dati non attraverso canali e procedure contenute e costrette nella rigidità di una banca dati, ma accedere in modo semantico, così come accediamo a internet, tanto per intenderci. E questo consente tra l'altro di aprire la strada. Dati interoperabili e approccio semantico aprono la strada con l'applicazione delle tecnologie dei big data all'applicazione dell'intelligenza artificiale anche nel settore dei patrimoni culturali. Traguardo ancora lontano, se ne può parlare, se ne parla, la ricerca si deve muovere in quella direzione,
ma è un traguardo lontano, perché quello sì è ancora difficilmente accessibile e aggredibile dal punto di vista dei costi che comporta. Però orientare la gestione dei dati, il processo di digitalizzazione in questo senso consente di muoversi già in quella direzione. Sicuramente le tecnologie big data sono l'elemento fondamentale. E poi stimolare anche con questo approccio le forme di cooperazione legate anche alla interscalarità delle informazioni e ai livelli di accesso, e quindi anche qui un versante dell'interdisciplinarità di cui si parlava. Terzo elemento è quello delle ontologie semantiche, cioè per mettere in pratica quegli aspetti di cui parlavamo prima, cioè l'interoperabilità e l'approccio semantico, è necessario sviluppare repertori condivisi, soprattutto repertori condivisi e contestualizzati alla complessità, alla diversificazione e alla ricchezza del nostro patrimonio. Questo ci consentirà, tra l'altro, a parte che l'ontologia è un elemento fondamentale per l'approccio semantico, ma ci consentirà una ricerca che si muove in questo senso a liberarci, diciamo, a non dover ricorrere a ontologie come adesso facciamo, che sono nate in ambienti diversi. Insomma, il Getty Vocabulary è una delle ontologie più conosciute e più usate. Il creare una ricerca in questo senso applicata e contestualizzata sulla complessità del nostro patrimonio è fondamentale. Questo porterà poi a linee di ricerca e risultati, però su questo volevo fermarmi un attimo e lasciare la parola a Laura Moro, e poi semmai aggiungere qualcosa anche sugli spunti che lei mi può dare in una prima interlocuzione con lei. Prego, Laura. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, è veramente molto stimolante ragionare di questi temi così rilevanti per il futuro dell'amministrazione, per il futuro della ricerca in Italia. Allora, digitalizzazione è stato dato il titolo a questa articolazione delle linee guida del programma, però come avete già visto dai primi interventi, in realtà il digitale è trasversale su tutte le tematiche, perché il digitale è una condizione in cui noi ci troviamo ad operare, non è più una materia, un tema che può essere trattato a sé stante. Però bene che ci sia nel programma un focus sulla digitalizzazione del patrimonio culturale, che poi in questa articolazione è centrato prevalentemente sui beni immobili, ma le metodologie comunque sono estendibili a tutte le tipologie di patrimonio culturale. Allora, il professor Di Giulio ha introdotto queste tre parole chiave: interoperabilità, semantica e approccio ontologico alla descrizione del patrimonio culturale. Queste sono, direi, ormai delle condizioni, soprattutto l'interoperabilità. Cioè non è più una opzione che noi possiamo fare se vogliamo essere all'interno di un contesto europeo. L'interoperabilità è diventata una condizione per sviluppare le tecnologie abilitanti. Tutto il tema del cloud non può essere approcciato senza l'interoperabilità tra i dati. E soprattutto l'interoperabilità diventa una condizione se noi vogliamo che i nostri dati sopravvivano alle applicazioni che le hanno prodotti. E questa è la vera sfida, perché l'obsolescenza tecnologica, lo sappiamo, è rapidissima, quindi noi dobbiamo svincolare i dati dalle applicazioni, e l'interoperabilità è in questo senso la condizione anche perché si sviluppi l'intelligenza artificiale o l'IoT, l'internet delle cose. E la semantica è ovviamente necessaria, cioè noi dobbiamo capire che significato attribuiamo a un set di dati che vanno a comporre un'informazione. E questo è fondamentale, perché altrimenti andiamo a correlare entità, risorse, contenuti che non restituiscono poi di fatto
conoscenza. Quindi l'approccio semantico è fondamentale proprio per capirci in ambiti diversi. Attenzione però che l'interoperabilità semantica non è tutto, non è l'unica interoperabilità, cioè non risolve tutti i problemi, perché soprattutto quando noi abbiamo dati che vengono prodotti all'interno di processi di tutela, come so, di processi di gestione del patrimonio culturale, è necessario che noi rendiamo esplicito non solo tutte le strutture della rappresentazione della conoscenza che sono dietro a questi dati, ma anche le procedure per la produzione e la gestione di quei dati, quindi il livello di attendibilità di quei dati, chi li ha prodotti, come sono verificati, non sono verificati, cioè tutto il flusso di produzione del dato che poi rispecchia il flusso della i flussi e le procedure di gestione del bene culturale. Altrimenti rischiamo di fare e di investire grandi risorse per aprire i dati, ma quei dati aperti poi non producono effettivamente valore perché sono svincolati dal contesto che li ha prodotti. Quindi dobbiamo intendere appunto l'interoperabilità in un senso molto ampio. Attenzione anche a un'altra dimensione che propria del digitale, che tutto coesiste. Il web 3.0, cioè il web dei dati, non ha sostituito il web 2.0, cioè il web dell'interazione, dello scambio delle informazioni, e così come il web 4.0 dell'internet delle cose non sostituirà tutto il resto. Quindi noi ci troviamo in una sorta di compresenza di vari approcci e noi dobbiamo far performare i vari approcci nel modo più corretto possibile, non dimenticando che il più grande motore semantico rimane comunque l'intelligenza umana, e quindi noi dobbiamo far sì che siano i dati a lavorare per noi e non noi a lavorare per i dati, cosa che ancora purtroppo in molti ambiti si fa, no? Pensate a quello che ha detto poco fa anche il professor Osanna. Però su questo forse c'è anche qualcos'altro da aggiungere da parte del professor Di Giulio, perché io ho letto l'articolazione e ci sono anche altri elementi effettivamente. Beh, e come dicevo, a valle di queste parole chiave poi ci sono le indicazioni che il piano dà, diciamo, supporto e gli orientamenti che il piano dà per definire quali sono i prodotti che ci si aspetta o quelli sui quali si auspica la ricerca si muova, e quali sono poi i risultati attesi, o quantomeno l'impatto che queste azioni possono comportare. Sicuramente questo, rispetto a quello che diceva l'architetto Moro prima, e in che modo poi faccio interagire queste cose, che strumenti uso per farli comunicare. Credo che la presenza, lo sviluppo di piattaforme che operino come base per intanto l'acquisizione di strumenti, anche quelli del rilevamento, la diagnostica, la modellazione, ma poi gestiscano, siano in grado di gestire i modelli, i dati. E lì quando si parla di modelli non è soltanto la modellazione tridimensionale, che pure è, anche da parte degli orientamenti della Commissione europea, uno degli elementi centrali, ma il concetto di modellazione legato al concetto di gemello digitale, di digital twin di elementi del patrimonio, che possono essere applicati non solamente all'elemento tridimensionale, ma a diverse sezioni del patrimonio. Questo diventa il gemello digitale, quello sul quale sperimentare, testare, simulare quello che succede, che può succedere, e anche vedere quali sono gli effetti di una strategia di intervento in uno scenario predeterminato o comunque da sperimentare. Questo e accanto a questo poi dicevo i risultati attesi che ci si aspetta sono quelli dell'innovazione dei processi, dello sviluppo di nuovi strumenti, appunto il superamento del vincolo legato al superamento dell'applicazione dei software, e non ultimo competenze e professionalità. Poi su questo riprendo il concetto appena espresso, che appunto con l'intelligenza principale è quella umana, e quindi creare competenze e professionalità penso sia
un risultato che è più importante forse di quelle che possono essere le applicazioni. Ma restituisco. Quindi, sì, solo una piccola battuta, scusate, perché volevo aggiungere solo una cosa, che la maggior parte dei dati prodotti, l'ha detto benissimo Osanna, nella vita di un manufatto, di un bene culturale viene sprecata, perché non vengono utilizzati standard per la raccolta, per il trattamento e per l'archiviazione di questi dati. Quindi, quello che diceva Di Giulio è centrale, cioè mi aspetto che almeno dalla mia posizione mi aspetto che la ricerca sappia produrre dei sistemi operativi, direi. Per sistemi operativi intendo come quello che lavora in background nei nostri smartphone, che noi non sappiamo per come lavora, però ci consente di utilizzare delle applicazioni anche complesse dove noi possiamo condividere, scambiare i dati ed utilizzarli. Ecco, quindi questo sarà un output importante, cioè le piattaforme che lavorino, che diventino effettivamente facilmente utilizzabile da parte di chi poi deve gestire e prendere delle decisioni sul patrimonio culturale, deve allocare le risorse che sono anche consistenti certe volte, e debba poter utilizzare questi strumenti, queste piattaforme che mettono in collegamento appunto chi gestisce il patrimonio con chi produce la tecnologia su quel patrimonio culturale, debbono funzionare come dei sistemi operativi in background. Quindi qui c'è uno spazio enorme per la ricerca, perché noi abbiamo questa integrazione per molte cose futili della nostra vita e non abbiamo questa integrazione per dimensioni così rilevanti, e quindi forse la ricerca potrà produrre non meno ontologie perfette che descrivano il mondo perfettamente, ma che ci sia molta ricerca applicata su queste piattaforme che diventino veramente utilizzabili da tutti. Questo è un traguardo a cui noi non possiamo non guardare, sia noi come Ministero, ma soprattutto l'ambito della ricerca. Grazie. Grazie Laura Moro, grazie Roberto Di Giulio. E adesso passerei alla penultima articolazione, che è quella dello sviluppo di tecnologia a sostegno del patrimonio diffuso e meno conosciuto. Ne discute insieme a Stefano Della Torre, che abbiamo già presentato, Pietro Petraroia, storico dell'arte, già soprintendente per i beni artistici e storici per la Lombardia occidentale, la Pinacoteca di Brera dal 1991 al 97, ha diretto il restauro del Cenacolo Vinciano dal 1991 alla sua conclusione nel 1999. È stato direttore generale per la cultura presso la Regione Lombardia. Nel 2014 ha concorso a fondare Cultura Farò Valore, di cui è attualmente amministratore delegato. Ha svolto diversi incarichi come esperto in comitati scientifici, ne ricordiamo due, quello di componente del comitato scientifico della Galleria degli Uffizi e di esperto della struttura di missione Casa Italia. Dal giugno 2019 dirige la rivista Il Capitale Culturale. Passo la parola a Stefano Della Torre e quindi a Pietro Petraroia. Grazie, rieccomi, molto contento di come il dibattito si sta sviluppando, un po' preoccupato dei tempi, ma ne vale la pena, avevamo dato dei tempi troppo stretti, sicuramente. E mi riattacco a quello che è appena stato detto sulla digitalizzazione come qualche cosa alla fine di pervasivo per tutti i temi. E sicuramente nell'articolazione che è stata appena presentata eravamo concentrati proprio sul tema del digitalizzare i processi in modo da avere degli output che abbiano quelle caratteristiche che diceva ora Laura Moro in termini di facilitare l'integrazione. Dopodiché avevamo sul tappeto qualche cosa che era proprio, come abbiamo detto all'inizio, la caratteristica del patrimonio italiano, il suo essere diffuso. E voglio anche richiamarmi all'introduzione del rettore Ubertini sul ruolo dell'università rispetto alle aree interne. E quindi abbiamo pensato insieme come gruppo di lavoro, e consentitemi di approfittare di questo rientro in scena per ringraziare gli amici del lavoro fatto insieme e della carineria con cui abbiamo sempre collaborato,
Beh, abbiamo pensato tutti insieme che fosse necessario dare un orientamento alla ricerca nella direzione di costruire gli strumenti per valorizzare e siccome il limite in questo caso stava proprio in quel poco conosciuto, gli strumenti per facilitare il riconoscimento, a partire dal fatto che si tratta di beni culturali fortemente legati ai loro territori. Quindi qui il tema che andiamo a porre è quello dell'utilizzo degli strumenti digitali proprio per facilitare l'accesso a tutta quella parte di patrimonio che è più difficile da trovare perché sta nei magazzini dei musei, perché sta nelle aree interne, perché nessuno le ha studiato, eccetera, e che d'altra parte ha bisogno del riconoscimento delle comunità a cui appartiene, a cui dovrebbe appartenere, e anche in questo senso pensiamo che oggi l'utilizzo intelligente, razionale, sviluppato, sostenuto da ricerca di strumenti digitali possa servire, ma sempre in un'ottica che in qualche modo è già stata accennata da diversi interventi precedenti, qualcuno ha citato Faro, c'è comunque un tema della cittadinanza e quindi del bene culturale come qualcosa che produce cittadinanza. Abbiamo accennato nel testo dell'introduzione quindi a temi come la citizen science o la public history, quel tema della co-creazione dei contenuti in quanto l'utente non è uno spettatore, non sta a guardare il patrimonio culturale come guardasse Netflix, ma è chiamato a collaborare, è chiamato a interagire, è chiamato a rilanciare dei contenuti. Questo tema è diventato particolarmente attuale in questi ultimi mesi proprio perché si può prevedere che la delocalizzazione o il riequilibrio territoriale diventi qualcosa di reale in un prossimo futuro, grazie proprio alle connessioni digitali, se saranno efficaci ed effettive, e grazie a una riorganizzazione dei ritmi di vita che ci faccia meno pendolari, diminuisca la carbon footprint e ci faccia di nuovo tornare cittadini attivi e non soltanto gente che torna a dormire nelle proprie comunità. Queste sono prospettive che riteniamo possano avere anche un forte impatto economico ed è quello che abbiamo segnalato in questo breve testo dell'articolazione come l'impatto atteso. E poiché prima si parlava di un mondo che esiste fuori dai musei, ecco, forse fuori dai musei può essere una parola chiave che tra l'altro mi ricorda uno dei lavori fatti dal mio discussant Pietro Petraroia proprio durante una fase della sua vita parlando di capolavori fuori dai musei e di come valorizzare e conservare patrimoni poco diffusi. Prego. Grazie. Grazie a te. Se tocca a me posso prendere la parola per ringraziarvi e anche per segnalare che proprio in questi giorni verrà pubblicata una rivista, un numero speciale della rivista Il Capitale Culturale che ho l'onore di dirigere da circa un anno e mezzo, succedendo al suo fondatore Massimo Montella. E ci tengo a dirlo non per un problema, come dire, di promozione, ma perché mi sembra che possa essere utile sapere che in parallelo al lavoro del gruppo che ha costituito la definizione del Programma Nazionale per la Ricerca 21-27, ci si è interrogati anche altrove, proprio presso l'Università di Macerata, con il coinvolgimento di un gruppo di studiosi rilevanti intorno a questo tema.
come lavorare per una migliore normalità e per una rinnovata prossimità attraverso la pandemia, intorno alla questione del patrimonio, delle attività e dei servizi culturali. Tra pochi giorni uscirà questo volume che vi invito a leggere, essendo disponibile gratis e online, al quale hanno contribuito oltre una quarantina di studiosi, tra i quali il professor Della Torre che abbiamo appena ascoltato, provando a interrogarci intorno a questi temi che mi sembra siano tornati negli interventi di chi ha presentato il programma nazionale di ricerca 21-27 e che mi permetto di rilanciare proprio per dimostrare una sintonia. Questa sintonia è un passaggio fondamentale per arrivare a praticare quanto nel titolo del mio contributo in questo volume, un lavoro fatto con l'avvocato Salvatore Aurelio Bruno, abbiamo provato a sintetizzare, cioè la relazione tra capitale culturale, resilienza territoriale, contesto della pandemia, da affrontarsi con un approccio sussidiario. Questo perché evidentemente se non ci si mette d'accordo su quelli che sono i fini da raggiungere, è difficile che un programma strategico di ricerca si traduca in una vera e propria attuazione di ciò di cui abbiamo bisogno. E allora mi sembra che l'execution, diciamo così, che dovremmo avere in mente, perché tutto quel che ci stiamo dicendo non resti teoria, dovrebbe confrontarsi anche con alcune possibili scelte pratiche che provo a suggerire. Intanto io vi sto parlando dalla provincia di Viterbo, abbastanza vicino alla sede dell'Università della Tuscia che ci ha convocato, in una zona prossima a una serie di zone nelle quali non c'è connettività. E allora forse varrebbe la pena provare a livello di strategia nazionale a connettere il piano nazionale per le aree interne alla strategia italiana per la banda larga. Se è vero che questo sembra essere uno degli obiettivi fondamentali anche della versione italiana del programma appunto di ristoro, ma anche di sviluppo costruito sull'Unione Europea, far lavorare insieme queste due dimensioni mi sembra qualcosa che non possa essere evitabile. Così come dovremmo chiederci se esiste un'azione educativa ampia proprio per rafforzare l'abilitazione di base nell'accesso agli strumenti digitali. Lo dico perché le comunità, non basta citarle perché siano tali, ma perché le comunità trasformino i loro comportamenti rispetto ai territori e lo facciano avvalendosi della leva digitale, è necessario che ci sia da questo punto di vista un programma di capacity building esteso. La relazione con il digitale è per molti stata in questo periodo un momento di proiezione fuori di ciò che si pensava di poter fare dentro i musei in una condizione di normalità. Ma dopo un po' qualcuno comincia a chiedersi, ho sentito interessanti esperienze del Museo Egizio di Torino, ma anche di musei minori, come il Museo Diocesano di Trento, per esempio, qualcuno comincia a chiedersi che cosa possiamo fare se per caso questa condizione diventa un contesto consueto. E qui probabilmente la leva del digitale deve aiutarci a modellizzare non solo gli edifici, non solo il territorio, ma anche i processi di produzione dei servizi culturali. E questo può significare un aumento di competenze straordinario se si lega a quanto dicevo prima, cioè a una possibilità di estendere questo approccio a una fetta più larga di popolazione, soprattutto alla popolazione giovanile. E possiamo anche immaginare che parlare di digitale significa cominciare a parlare anche di più di produzione digitale, non quindi semplicemente di contenuti illustrativi di programmi di promozione territoriale, ma di modi diversi di usare le competenze del digitale per produrre conoscenza, e cioè per produrre una modalità di crescita che non sia evidentemente distruttiva.
Allora, a questo punto, e mi avvio alla conclusione, credo che quanto accennava Laura Moro, ed era presente anche in interventi di altri, cioè prendere sul serio la possibilità di costruire dei sistemi di supporto alla prevenzione, per esempio, del rischio del patrimonio abitativo, ma sia cosa che non possa essere ulteriormente trascurata. Io non riesco a capire perché il governo abbia lasciato languire il progetto Casa Italia, che aveva dato luogo alla produzione di un rapporto al quale ho avuto l'onore di partecipare e quindi lo conosco in dettaglio, nel quale una serie di prospettive, di execution, di tante cose che stiamo dicendo erano già messe, perché in quel rapporto ai beni culturali non si è dedicato un capitolo, ma si è resa pervasiva la presenza dei beni culturali in tutto il rapporto. È soltanto con questa prospettiva che l'interazione fra le discipline e le politiche diventa reale. Ma allora, e concludo, penso che bisognerebbe costruire delle prospettive premianti, cioè bisognerebbe premiare nelle carriere universitarie degli istituti di ricerca il lavoro interdisciplinare anziché penalizzarlo. Bisognerebbe premiare le amministrazioni che nel proprio bilancio definiscono dei fondi da destinare ad azioni cooperative, cioè allo sviluppo del territorio con modalità partecipate da altri soggetti pubblici e privati, e questo significherebbe poi anche riuscire a premiare in chi fa ricerca, in chi fa amministrazione, in chi fa anche produzione aziendale, premiare l'efficacia del trasferimento della ricerca ai portatori di interesse, come ha detto prima la Miliani. Ecco, costruire delle spinte premianti e non soltanto di erogazione credo che sia una strategia fondamentale per riuscire a dare alle aree interne, ai territori che oggi fanno fatica a connettersi con il resto del paese, la possibilità di ricevere una nuova attrattività, senza la quale attrattività, che non è solo attrattività turistica, ma è attrattività anzitutto per i residenti, difficilmente un piano nazionale di ricerca può diventare un reale piano di sviluppo. Grazie Stefano, grazie Pietro Petraioia anche per i consigli proprio operativi, e grazie anche per aver richiamato un concetto che forse prima non era venuto tanto fuori, che è quello del digitale come mezzo per creare contenuti culturali che sono appunto anche legati ai territori e anche legati alle comunità. Mi avvierei quindi alla conclusione di questo excursus sulle articolazioni con l'articolazione dedicata all'approccio partecipativo al patrimonio culturale, a proposito appunto di comunità. E insieme a Giovanni Fiorentino ne discute Pierluigi Sacco. Giovanni Fiorentino insegna teorie tecniche dei media all'Università della Tuscia, dove è il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo. Giovanni Fiorentino è anche presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. I suoi interessi di ricerca sono infatti orientati alla storia, alla teoria e alla cultura dei media e visual studies. Con Giovanni Fiorentino condividiamo anche l'esperienza del Distretto Tecnologico Beni Culturali Lazio, di cui è membro del Comitato di Gestione e Coordinamento. Pierluigi Sacco è professore ordinario di Economia della Cultura presso l'Università IULM di Milano, specializzato in sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali. È anche responsabile della sede dell'OCSE a Venezia, sede che si occupa di cultura e sviluppo locale. Pierluigi Sacco collabora con istituzioni, amministrazioni e comunità locali italiane e internazionali sullo sviluppo locale basato sulla valorizzazione della cultura e l'industria creativa. Giovanni, a te la parola. Grazie Vania, grazie a tutti per aver accettato l'invito a discutere insieme a noi. Mi sembra che con la quinta articolazione arriviamo a chiudere il cerchio e rendiamo conto anche di un lavoro che è stato circolare ed è stato quasi in sottrazione da parte di ognuno di noi, che ha dovuto sottrarre parte delle competenze della propria area disciplinare per metterle a servizio invece
di una comune ricerca orientata al patrimonio culturale, in maniera particolare penso all'articolazione 5, quindi all'approccio partecipativo al patrimonio culturale, che parla quasi naturalmente all'area cultura umanistica creatività proprio nell'ultimo tratto della dizione trasformazioni sociali e società dell'inclusione. In questo senso però entra in dialettica forte anche con le altre articolazioni dell'area cultura umanistica, penso essenzialmente al discorso portato avanti dal gruppo che ha lavorato alle trasformazioni sociali, in maniera particolare alla società dell'inclusione. E allora cercherò veramente di tirare le fila in maniera circolare rispetto ai discorsi che hanno fatto i dialoghi che mi hanno preceduto, mettendo tre premesse rapidissime. La prima è che viviamo una prospettiva orientata in maniera forte dalla Convenzione di Faro, che è stato ribadito già da alcuni colleghi in precedenza, dove il diritto del cittadino al patrimonio culturale è una premessa sensibile e fondante al processo di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Se mi permettete, ci sono altre due premesse rapidissime. La prima è che in un contesto di Covid, non di post-Covid, la ricerca può e deve immaginare in tempi di crisi. La terza, che il patrimonio culturale straordinario, ma questo è stato ribadito, nella ricchezza territoriale, la quarta articolazione è la precedenza, in qualche modo le conseguenze della quinta, sicuramente deve vivere diversamente. E deve vivere diversamente, in questa articolazione ci sono due nodi sui quali abbiamo lavorato in maniera fondante, cercando di ricostruire la connessione tra patrimonio culturale e cittadino, dove il termine, come dire, caldo è il termine connessione, e viceversa l'ambiente di conoscenza digitale, virtuale, transmediale, multimediale deve restituire una nuova, o come si è vissuto in questi mesi di Covid, può restituire una nuova vitalità al patrimonio culturale. E quindi rapidissimamente provo a delineare alcune delle indicazioni che insieme al gruppo di lavoro abbiamo cercato di evidenziare come linee di sviluppo di una ricerca finalizzata a un approccio partecipativo al patrimonio culturale. La prima, rendere il patrimonio culturale perno di una partecipazione sociale che attraversa le pratiche educative, i processi espressivi e la vita di comunità e la cittadinanza democratica. Questo implica immediatamente il lavorare con i processi di apprendimento, processi di apprendimento e di riapprendimento, come mettono al centro il patrimonio culturale, lo facciano diventare vettore trainante, e che questi processi possono diventare inclusivi e partecipativi, mirati in maniera particolare a colmare divari che sono culturali, sociali, ma anche territoriali, lo diceva prima Stefano Latorre, lo ribadisco. Dall'altra parte, generare una nuova interpretazione e una nuova e una diversa vitalità del patrimonio, lo stavo dicendo sintetizzandolo all'inizio, ma questa volta il patrimonio si può vivere anche in maniera differente rispetto al passato, in quanto bene relazionale, sociale e direi, e qui le parole che tra noi erano fondamentali, comunicativo. Un bene relazionale, sociale e comunicativo. E ancora due nodi, e poi lascio appunto lo spazio a Pierluigi Sacco per appunto una riflessione che approfondisca un po' questi che sono semplicemente degli stimoli. Il terzo punto è attivare strumenti e processi, e anche qui ritorniamo circolarmente alle altre articolazioni, che potenziano la comunicazione del patrimonio, questa volta attraverso ambienti, format innovativi che in qualche modo producano contenuti in un ambiente che assolutamente è digitale. E in ultimo appunto, sempre quasi in una linea discendente connessa tra i diversi nodi, progettare architetture e ambienti culturali, materiali e virtuali, dove le connessioni tra materiale e virtuale siano sempre più forti, intense, accessibili, aperti all'eterogeneità sociale e alle diverse forme di utenza, mettendo in relazione il patrimonio e le comunità territoriali. Anche qui richiamo forte al passaggio di Stefano Della Torre, mi sembra forte. Pierluigi, che ne pensi? Come ti sembra si possa procedere? Grazie Giovanni, mi sembra una riflessione molto interessante, molto stimolante, e anche proprio il fatto che si sia data enfasi
a tutto il tema della partecipazione nel patrimonio, credo sia un segnale molto molto importante, perché non è stato sempre così, e questo secondo me segna già, come dire, uno spartiacque importante. Beh, allora, il tema è stato già più volte ricordato, naturalmente ora è ovviamente fortemente inquadrato dalla Convenzione di Faro, in particolare finalmente dalla sottoscrizione da parte del nostro paese, e in realtà anche molto molto inserito all'interno di quella che è la visione delle politiche culturali dell'Unione Europea nel ciclo che è appena iniziato, nel quale il tema della dimensione partecipativa del patrimonio è stato non solo sviluppato in maniera molto molto forte durante l'anno europeo del patrimonio culturale 2018, ma adesso, come dire, troverà riscontro molto importante nella futura programmazione europea. Ora, il tema, secondo me, affrontato in questo contesto è come il nostro paese possa andarsi a posizionare come un reale laboratorio di innovazione. Sono parole che suonano bene, però per tradurle in realtà bisogna fare delle scelte molto precise e anche un po' individuare quelle che sono le criticità da affrontare. È chiaro che da questo punto di vista, se noi parliamo di approccio partecipativo, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è quali sono i livelli di partecipazione culturale in Italia. E lì la risposta purtroppo la sappiamo. Siamo con uno dei più bassi tassi di partecipazione culturale dell'Unione Europea, poco al di sopra del 50%, e soprattutto con fortissime disparità territoriali. E quindi da questo punto di vista il primo grande tema è proprio questo, cioè provare a mettere in atto delle azioni di politica culturale e più in generale, e sono assolutamente d'accordo per esempio su questo, connetterle come tu facevi a tutta la questione delle politiche educative, dove politiche educative non deve essere ovviamente il solito appello generico alla scuola, ma deve essere soprattutto la capacità di ragionare su delle strategie, per esempio, che vadano a intercettare tutte le linee di innovazione che ci vengono oggi offerte, anche proprio dall'emergenza legata alla nuova, come dire, frontiera della digitalizzazione, che sicuramente da un certo punto di vista pone dei problemi molto seri, il primo dei quali è l'inclusione, ovviamente, ma che apre anche delle prospettive da questo punto di vista veramente notevoli. Io credo che, a prescindere dall'emergenza pandemica, questo tema della convergenza tra, diciamo, piattaforme di innovazione nell'ambito educativo e nell'ambito culturale è assolutamente nella natura dei fatti, sta già avvenendo. Un paese come l'Italia dovrebbe assolutamente essere interessato ad andare a presidiare questa frontiera di innovazione, e il patrimonio è uno dei temi in cui questo accade nella maniera più naturale possibile, anche perché noi parliamo di un patrimonio che in gran parte identifichiamo soprattutto e giustamente con il nostro patrimonio storico, fisico, così come intangibile. Ma dobbiamo renderci conto che lo scenario verso cui stiamo evolvendo è quello di un patrimonio sempre più misto, nel quale questo gigantesco effluvio, diciamo, per esempio, di produzione di contenuto digitale, se anche diventasse rilevante in una logica patrimoniale per lo 0,5%, comporterebbe un salto di scala enorme, per esempio, nell'andare a immaginare nuove forme di protezione, circolazione, curatela, produzione, che da questo punto di vista, e qui mi rifaccio anche a quello che diceva Pietro Petraroia prima, cioè i due aspetti sono assolutamente inscindibili. Da questo punto di vista, quindi, diciamo così, la vero e proprio capability building legato sia agli aspetti digitali e sia naturalmente a tutte le tematiche della partecipazione attiva come forma di conservazione, perché non ci dimentichiamo che una comunità locale che non partecipa attivamente nei confronti del proprio patrimonio non è in grado di conservarlo. Da questo punto di vista, quindi, questa diventa un'assoluta priorità. Peraltro noi abbiamo degli esempi storici di lunghissima data che ci dimostrano come questo sia possibile. Chi conosce un po' la mia traiettoria sa che ho speso alcuni degli anni, diciamo, più recenti a lavorare su una città, Siena, che da questo punto di vista rappresenta un vero e proprio monumento della partecipazione attiva legata al patrimonio. Basta guardare alla realtà dei musei di contrada e a come si venga a creare una vera e propria curatela comunitaria di questo tipo di musei, e di come oggi questo, per esempio, stia creando delle nuove interessantissime forme di transizione anche con un utilizzo sempre più sofisticato anche, per esempio, dei media digitali, ci fa capire come in un certo senso non è che ci dobbiamo inventare da zero qualcosa. Dobbiamo andare a costruire su una solidità
di esperienza su traiettorie storiche molto lunghe, che purtroppo non sono patrimonio comune di tutto il nostro territorio, ma che hanno ampie isole, diciamo così, di competenza sulle quali si può ancora costruire, e su cui appunto provare ad andare a fare un'innovazione molto radicale. Ecco, da questo punto di vista è importante anche capire come questo tipo di tematiche si vanno a legare proprio con le questioni della cittadinanza attiva. Il patrimonio, allora lo dico da economista, c'è stata troppa enfasi in Italia sul legame tra patrimonio e valorizzazione, che ha portato a una strumentalizzazione dell'idea di patrimonio, ad un andare a concepire soprattutto il patrimonio come uno strumento potenziale di generazione di reddito. Allora, il patrimonio sicuramente può svolgere anche questo tipo di funzioni, ma svolge funzioni anche dal punto di vista economico molto più interessanti nella sua capacità di generare valore sociale, per esempio in termini di benessere psicologico, per esempio in termini di partecipazione civica, per esempio in termini di coesione sociale, i cui impatti economici opportunamente tradotti sono probabilmente molto più rilevanti di quelli di una valorizzazione tutta tesa ad una strumentalizzazione degli effetti economici del patrimonio. Tutto questo quindi per dire che ci troviamo di fronte un po' a un momento nel quale o siamo pronti ad abbracciare una traiettoria di innovazione radicale, oppure, per quanto sia lodevole questo nuovo sforzo e questo nuovo interesse a lavorare sulle dimensioni più partecipative del patrimonio, non potrà che mantenere questo tema, diciamo così, in un ambito strategicamente non primario, diciamo, in quelle che sono le grandi agende della ricerca e dello sviluppo del nostro paese dei prossimi anni. E non parlo solo per il nostro paese, parlo anche per l'Europa, dove naturalmente la questione si ripresenta con modalità assolutamente analoghe, dove però effettivamente, come vedremo ora anche nel prossimo cluster, per esempio di Horizon Europe dedicato alla cultura, vedremo una declinazione molto importante di queste nuove tematiche legate al patrimonio e alla partecipazione attiva. Quindi cerchiamo di fare tesoro di queste opportunità, ma soprattutto cerchiamo come paese di andare a svolgere quel ruolo che tutti peraltro si aspetterebbero che noi svolgessimo, di reale laboratorio di frontiera di innovazione su questi temi. Grazie, grazie Giovanni e grazie per Luigi Sacco, grazie anche di averci ricordato questa dimensione sociale del patrimonio culturale, no? Pierluigi Sacco parlava di una nuova frontiera dell'innovazione, si potrebbe aggiungere all'innovazione tecnologica di cui tanto si parla e all'innovazione sociale anche la dimensione dell'innovazione culturale, in cui appunto sono anche i cittadini, no? che prendono in carico il patrimonio culturale e che si basa su una partecipazione attiva dei cittadini come forma di conservazione e come forma di trasmissione al futuro di patrimonio culturale e anche di generazione di nuovo patrimonio culturale. Abbiamo concluso la presentazione di tutte e cinque le articolazioni del Programma Nazionale per la Ricerca. Io ne approfitto per ringraziare tutti i relatori che sono intervenuti e hanno reso molto interessante e piena di stimoli la presentazione delle cinque articolazioni dell'ambito tematico patrimonio culturale del Programma Nazionale per la Ricerca, e avvierei l'ultima parte del nostro seminario con la discussione aperta di quanto presentato con tre diverse realtà operanti nel settore del patrimonio culturale. Quindi abbiamo invitato a partecipare alla discussione Sabrina Sarto, presidente dell'Associazione Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico Beni Culturali del Lazio, Andrea De Pasquale, direttore del Servizio Primo della Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti Culturali del Ministero dei Beni, dell'Attività Culturale e del Turismo, e Marco Cinquegrani, direttore generale di TICHE, il cluster tecnologico nazionale per le tecnologie applicate ai beni culturali. A tutti e tre chiederei brevemente di presentare la realtà che rappresentano e di dare la propria prospettiva di interesse di interpretazione delle linee di sviluppo del Programma Nazionale per la Ricerca in ambito patrimonio culturale. Inizierei questa discussione dando la parola al dottor Andrea De Pasquale, che è appunto dirigente del Servizio Primo
della Direzione Generale del MIBACT che si occupa di educazione e ricerca. Con la Direzione Generale abbiamo fatto un pezzo di cammino insieme per il Programma Nazionale per la Ricerca, ci siamo incontrati all'inizio dell'avvio dei gruppi di lavoro, ci siamo incontrati nel mentre per discutere insieme delle proposte degli esperti del gruppo di lavoro e ci siamo incontrati un'ultima volta qualche settimana fa proprio a seguito della consultazione aperta del Programma Nazionale per la Ricerca. Quindi darei la parola a Andrea De Pasquale per sentire appunto il punto di vista della direzione del Ministero. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Bene, come abbiamo già sentito, tra le finalità istituzionali del Ministero dei Beni Culturali, lo svolgimento dell'attività di ricerca in riferimento ai propri ambiti di competenza assume e ha assunto un ruolo di rilevanza cruciale e di valenza trasversale e si caratterizza da un approccio tipicamente multidisciplinare. Proprio lo studio e la ricerca rientrano prioritariamente nelle finalità istituzionali dei tre istituti centrali che afferiscono alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, presso cui opera anche l'Ufficio Studi che dirigo. Mi riferisco in particolare all'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, all'Istituto Centrale per il Restauro e all'Opificio delle Pietre Dure, che sono in effetti riconosciuti come enti pubblici nazionali di ricerca e di formazione. Ma dobbiamo anche dire che alla ricerca si sono dedicati e si dedicano anche gli altri istituti centrali e in varia misura tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero, dando vita a una produzione scientifica abbondante, diciamo anche diversificata, che si basa sostanzialmente su risorse interne, umane e strumentali, anche se spesso si avvale di collaborazioni con le università e enti di ricerca. Tale attività scientifica ha come oggetto, diciamo, sostanzialmente la conoscenza e l'interpretazione del patrimonio culturale attraverso la raccolta, la diffusione di studi, diciamo, di ricerche, attraverso, diciamo, prodotti editoriali, scientifici, divulgativi, mostre, attività espositiva, partecipazione a convegni e occasioni formative di livello nazionale e internazionale. Ma devo dire che il Ministero dei Beni Culturali, stranamente, non ha una specifica voce di bilancio per la ricerca e quindi gli istituti che fanno ricerca utilizzano fondi propri del proprio funzionamento o derivanti da specifici finanziamenti legati a progetti nazionali ed europei. Per quanto riguarda la Direzione Generale Educazione e Ricerca Istituti Culturali, essa è stata individuata come l'ufficio competente in materia di ricerca a livello centrale, ma è in effetti una direzione generale giovane perché è stata istituita durante la riforma del MIBACT del 2014 e da ultimo il DPCM del dicembre 2019 ne ha individuato le competenze nel settore della ricerca. Tra queste competenze esiste il coordinamento delle attività di studio e di ricerca del Ministero e la comunicazione e diffusione attraverso l'Ufficio Studi e l'approvazione con cadenza triennale di un piano delle attività formative ma anche di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero. Proprio sul piano, sulle necessità di un coordinamento dell'attività di studio e di ricerca, l'Ufficio Studi ha recentemente avviato per la prima volta una mappatura di tutte le iniziative di studio e di ricerca
a livello nazionale attraverso la creazione è in corso di una piattaforma che ha come compito specifico quello da una parte di portare a conoscenza puntualmente dei contenuti e dei risultati di attività e di progetti di ricerca, circoscrivendo anche gli ambiti e gli obiettivi. Bisogna innanzitutto chiarirsi che cosa intendiamo per ricerca. Dall'altro anche la definizione della rete di relazioni che il Ministero dei Beni Culturali ha con altri enti e istituti di ricerca a livello nazionale e internazionale. E di conseguenza poi anche attraverso questa preliminare indagine avviare una programmazione in un'ottica di sistema e di una prima valutazione di impatto, anche in relazione ad altri piani o canali di funzionamento, di finanziamento nazionali e europei. Quindi il piano triennale a cui fa riferimento la norma delle attività formative e di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici costituisce un documento strategico di programmazione e di governo per il triennio 2021-2023, ma ovviamente questo piano triennale dovrà allinearsi con quanto definito dal Piano Nazionale per la Ricerca in tema di patrimonio culturale. Ed è per questo che il nostro ufficio, come già ricordava Vania, ha ampiamente collaborato alla redazione del PNR attraverso, diciamo, l'approfondimento di alcune principali linee di azione, in particolare il tema della sostenibilità e della transizione energetica. Quindi abbiamo toccato il tema del restauro sostenibile, della green building, in ambito storico-patrimoniale, anche attraverso l'applicazione di protocolli energetico-ambientali. Ci siamo occupati del potenziamento dell'offerta formativa attraverso l'individuazione di nuove competenze sul patrimonio culturale. Ma soprattutto, come già ha detto il professor Saccoli, il tema caldo e interessante riguarda proprio il rafforzamento delle relazioni patrimonio-comunità. Attraverso lo studio, l'analisi, l'elaborazione di nuovi modelli di gestione del patrimonio dal basso e della promozione di attività di ricerca sul tema del rapporto tra cittadino ed eredità culturale, proprio in linea con il concetto di titolarità dell'eredità culturale portata avanti dalla Convenzione di Faro. Anzi, la Direzione Generale vuole potenziare il ruolo dell'Ufficio Studi e in particolare del Centro per i Servizi Educativi come osservatorio permanente sulla partecipazione culturale, quindi diventando l'istituzione che punta ad un'indagine sistematica sui possibili scenari e sugli spazi innovativi di intervento su queste tematiche. L'ultimo tema che abbiamo toccato nell'ambito del PNR è stato quello della transizione digitale, cioè le tecnologie avanzate per la valorizzazione del patrimonio culturale, però applicate nel seno della sostenibilità, dell'accessibilità e dell'educazione. Quindi tutti spunti particolarmente interessanti che possono portare, porteranno ad ampie collaborazioni con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con le università stesse e con gli altri istituti di ricerca. Grazie. Grazie anche per la collaborazione che abbiamo avuto in questi mesi insieme, che è soltanto un inizio, perché poi adesso stiamo scrivendo il Programma Nazionale per la Ricerca, ma poi bisognerà attuarlo e quindi avremo modo di rafforzare ancora di più questa nostra collaborazione. Ora passerei la parola a Marco Cinquegrani, al quale rivolgerei la stessa domanda. Chiederei intanto di presentare brevemente TIC, il Cluster Tecnologico Nazionale per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, quindi una realtà pubblica privata, e poi gli chiederei anche un po' di rappresentare quale
può essere l'interesse di TIC rispetto alle linee di sviluppo tracciate dal Programma Nazionale per la Ricerca per l'ambito tematico patrimonio culturale. Innanzitutto grazie agli organizzatori per avermi dato l'opportunità di intervenire e cercherò rapidamente di rispondere alle sollecitazioni poste. Innanzitutto, cosa sono i cluster tecnologici nazionali? Il cluster tecnologico nazionale viene definito da una legge. Leggo testualmente: sono strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure proposte a livello centrale e regionale e con riferimento alla regione del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. Ci ho tenuto a leggere questo elemento e a sottolineare che c'è una legge nazionale, perché il rapporto fra pubblico-privato in realtà è un'attività, è una programmazione, è un tentativo che è stato messo in piedi più e più volte con diverse modalità e con diversi addirittura in diversi piani nazionali della ricerca. È la prima volta che però, soprattutto a livello nazionale, ci si rende perfettamente conto che se non c'è un riconoscimento di una natura giuridica specifica da dedicare alla struttura pubblico-privata, diventa poi molto complicata l'attuazione di eventuali programmi di collaborazione. E questo elemento in realtà nasce anche dal fatto che, dalla stessa storia dei cluster. I cluster nascono infatti col precedente Piano Nazionale della Ricerca, approvato praticamente a maggio del 2012, e subito dopo il Ministero provvede a far uscire un primo bando per 8 cluster nazionali, appunto a maggio del 2012. Successivamente, agosto del 2016, c'è un successivo bando per altri 4 nazionali, per raggiungere appunto il numero dei 12 cluster, che erano direttamente correlati alle 12 aree di specializzazione individuate nel PNR. In questo ultimo bando c'era anche quello relativo al patrimonio culturale. Non solo, oltre a questo elemento, quello che accade è che il Ministero in qualche maniera comincia anche a delineare in modo specifico quali sono gli ambiti non solo generali di intervento, ma anche gli ambiti operativi. Si chiedono fondamentalmente ai cluster tecnologici nazionali di fare operare su 3 linee principali. La prima: tirare fuori delle piattaforme, delle traiettorie tecnologiche del settore di riferimento. Queste traiettorie tecnologiche dovrebbero servire poi al Ministero per programmare successivamente le proprie azioni, i propri piani, cioè un documento di base su cui una proposta strutturata su cui poi poter operare. L'altra cosa che ci viene chiesta normalmente è quella di preparare un piano di azione che deve tenere in conto come vengono create e diffuse, appunto, e studiate le traiettorie tecnologiche, ma anche tutta un'altra serie di elementi a contesto e a contorno di questa azione, di cui poi più avanti vi farò qualche piccolo cenno. E infine una sezione specifica sul discorso del Mezzogiorno. Ci ho tenuto a specificare quel passaggio, perché bisogna rendersi conto che dal 2016 siamo arrivati al 2019 di fatto, per chiudere questo percorso, perché effettivamente il discorso degli strumenti, nel momento in cui il PNR in quel momento era stato deciso e pensato, ha subito poi delle modifiche dovute sia a norme europee, sia ad altri elementi, sia a visioni diverse sul livello nazionale. E pertanto, siccome il professor Della Torre ci ha annunciato che ci troviamo in questo momento a discutere dei grandi ambiti nella filiera della definizione del piano nazionale, poi ci sarà il piano del PNR, ci saranno poi le missioni, ma soprattutto anche gli strumenti. E immagino che su questo punto forse qualche elemento il professor De Rossi vorrà darci piccolo chiarimento. Per quanto riguarda il cluster nazionale, TICHE è una fondazione. A differenza degli altri cluster che si sono strutturati come associazioni, noi ci siamo strutturati come fondazione legalmente riconosciuta, perché abbiamo ritenuto che questa tipologia di struttura giuridica ci consentisse una maggiore operatività. C'è banalmente un consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci partecipanti e l'assemblea dei soci fondatori e promotori. Attualmente ci sono 47 strutture partecipanti, di cui 31 università, tra cui l'Università della Tuscia che ci ospita e che ringrazio ancora dell'invito, 3 distretti tecnologici,
Cultura e Innovazione, Data Bank, SCAR e Stress SCAR. I distretti tecnologici che partecipano sono quelli del Mezzogiorno e partecipano in quanto hanno individuato anche loro una struttura giuridica specifica che gli consente la partecipazione. Tre enti pubblici di ricerca, altri organismi di ricerca, tra cui l'Istituto Italiano di Tecnologia e un po' di aziende. Sulle aziende la partecipazione non è altissima, perché siccome il percorso finale, diciamo, si è concluso appunto a maggio del 2019, stiamo riprendendo in qualche modo l'interlocuzione per aumentare il percorso dei soci, la partecipazione dei soci aziendali. Il piano che abbiamo presentato è un piano abbastanza corposo e la cui approvazione è attesa verso la fine di quest'anno da parte del Ministero, il che significa che il primo anno operativo del cluster sarà il 2021. Io sono ancora per quanto riguarda il discorso dei temi presentati nella riunione, ovviamente io non ho, cioè è difficile poter interagire su tutte le tematiche in modo così specifico, però posso sicuramente da un lato manifestare e ringraziare manifestare l'assoluto interesse del cluster TIC e ringraziare per gli approfondimenti e per la parte fin qui prodotta. Nel nostro piano di azione, ovvero sia nella nostra analisi delle tecnologie, noi ci siamo mantenuti quindi a un livello leggermente più basso e più operativo rispetto a quello attualmente esplorato dal PNR. Però posso trovare assolutamente, innanzitutto c'è un primo ringraziamento anche formale, perché il cluster è citato effettivamente e in modo specifico nel documento. C'è anche una quasi totale omogeneità, ovviamente con livelli totalmente diversi, tra un lavoro del PNR, che è un lavoro molto più grande, e il lavoro di analisi di specifiche traiettorie tecnologiche che abbiamo fatto noi, fra le varie articolazioni e le 7 traiettorie tecnologiche che noi abbiamo individuato. Ad esempio l'articolazione 1, quella che riguarda la digitalizzazione dei processi a tutela e conservazione, trova sponde nelle tecnologie per lo sviluppo degli ecosistemi digitali del patrimonio culturale. L'articolazione 2, sbloccare il pieno potenziale delle scienze del patrimonio, trova articolazione nelle tecnologie, cioè le tecnologie trovano articolazione per la diagnostica, per la conservazione, per il monitoraggio, eccetera. Così come analogamente accade sia per il discorso dello sviluppo di tecnologie a sostegno del patrimonio diffuso e meno conosciuto, le cui tecnologie di afferenza riguardano nel nostro piano le tecnologie per la conoscenza del patrimonio culturale del territorio, e tutta la parte, diciamo, per la user experience e per la tecnologia per la X-Reality, che riguardano invece la parte di un approccio partecipativo al patrimonio culturale. Permettetemi soltanto di evidenziare alcuni punti rispetto a quello che è stato precedentemente indicato dai relatori. Innanzitutto l'architetto Moro ha detto una cosa sacrosanta: noi abbiamo avuto un'enorme difficoltà inizialmente nell'analizzare le varie traiettorie tecnologiche, vista la pervasività e l'importanza e il ruolo che hanno le tecnologie digitali ormai in tutte le nostre attività. Tant'è vero che delle 7 traiettorie tecnologiche, forse 4 sono quasi esclusivamente afferenti alla parte del patrimonio digitale, della digitazione del patrimonio, scusate. Così come assolutamente sono importanti sia la parte che riguarda la parte interoperabilità e sia la parte di semantica. Su questo voglio dirvi che uno dei temi che abbiamo affrontato invece in un piccolo progetto sperimentale che ha accompagnato la nascita del cluster è proprio quello che riguarda appunto l'utilizzo di tecniche di machine learning, ovvero sia intelligenza artificiale, per l'individuazione di percorsi da web semantico e linguaggio naturale per la ricostruzione di storytelling di attività rispetto ai beni culturali. E questa è una tecnologia, ovvero sia un intervento tecnologico che va sulla uno degli elementi che questa sera è stato messo in evidenza, ovvero sia le tecnologie del patrimonio sul patrimonio digitale servono non solo a conservare, non solo a migliorare la conoscenza, ma anche a fare in modo che serva in qualche modo, ci sia la possibilità e l'opportunità per una gran parte di persone di provare a creare sia nuova conoscenza, sia elementi di valorizzazione, fruizione ed altre cose su questa enorme massa di dati che dovremmo avere a disposizione. Chiudo con un ultimo elemento, spero di essere rimasto nei tempi assegnati, per quanto riguarda il discorso della partecipazione attiva dell'innovazione sociale.
Nel piano di azione, che non riguarda quindi le traiettorie tecnologiche, uno degli interventi che noi vorremmo mettere in piedi è proprio quello di far partire un osservatorio su, da un lato, l'industria culturale e creativa e dall'altro le nuove partecipazioni di innovazione sociale. Perché noi ci rendiamo conto, abbiamo alcuni esempi anche davanti agli occhi, soprattutto nella città da cui vi parlo, Napoli, dove alcuni elementi di innovazione sociale sono stati particolarmente importanti nella gestione del patrimonio culturale, non solo consentendo modalità innovative di conservazione, ma anche dando luogo a importanti, anzi importantissimi, sviluppi imprenditoriali che consentono a persone che non avrebbero mai avuto possibilità di sviluppare altre tipologie di impresa, di lavorare, di avere una ricaduta sul territorio, di, e da un lato anche aumentare il reddito di fasce sociali particolarmente complesse. Ovviamente tutto questo è, diciamo, il cluster, come vedete, è relativamente giovane, è nato nel fine 2017, inizio 2018. Il nostro piano sarà approvato, speriamo, dal MIUR, come tutti gli altri piani degli altri cluster, entro la fine di quest'anno. Ovviamente nel momento in cui noi cominceremo a mettere in piedi alcune delle attività che abbiamo in mente di sviluppare, aumenteremo il coinvolgimento di tutti gli attori sul territorio, perché il cluster è una struttura aperta, non è una struttura che si sostituisce ad altri, è una struttura che di servizio interviene fino a che e nella misura in cui i partecipanti e le strutture richiedono un aiuto, una partecipazione, uno sviluppo del cluster, da parte del cluster. Se no, in alternativa, attualmente è colui al quale ha dei compiti specifici sull'analisi delle traiettorie tecnologiche e sulla reazione, sull'accompagnamento alle pubbliche amministrazioni sulla parte di programmazione, su cui noi siamo in questo momento particolarmente impegnati, perché stiamo seguendo l'agenzia di coesione nella ridefinizione di tutte le strategie regionali per il prossimo periodo di programmazione. Grazie. No, grazie di aver riportato l'esperienza del TDT, che è del cluster tecnologico nazionale per il patrimonio culturale, e anche di aver evidenziato il legame con l'impresa, quindi il patrimonio culturale che agisce a livello sociale e crea anche impresa, dalla possibilità di opportunità anche di creazione proprio di crescita di valore. E adesso lascerei la parola a Maria Sabrina Sarto, presidente appena nominata, fra l'altro, dell'associazione Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico Beni Culturali del Lazio, che rappresenta appunto una realtà regionale alla quale partecipano tutte le università e gli enti di ricerca del Lazio, ma di questo ci parlerà più in dettaglio Sabrina. Sabrina, a te la parola. Grazie Vania, grazie per avermi invitato a partecipare a questo evento di presentazione dell'articolazione del Piano Nazionale della Ricerca con riferimento al settore del patrimonio culturale. Il Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Lazio è un'iniziativa che nasce, diciamo, all'interno della Regione Lazio a seguito dell'accordo di programma quadro tra Regione Lazio, MIUR, MUR, ora MISE, nel 2008, con poi l'integrazione a questo accordo di programma quadro. E è stata un'iniziativa che ha visto un forte coordinamento all'interno della Regione Lazio, delle università statali della Regione, quindi Roma 1, Roma 2, Roma 3, l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università della Tuscia, insieme con CNR, NEA e NFN, al fine di costituire un centro di eccellenza per l'alta formazione, polo di innovazione per la promozione delle attività di innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione all'interno della regione. L'obiettivo è stato quello di costruire quindi un centro di aggregazione, integrazione di competenze nel settore dei beni culturali, mirato al rilancio, la crescita, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio, mettendo a sistema risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali,
valorizzando le competenze esistenti nel mondo della ricerca e mettendole a servizio del trasferimento tecnologico e del sostegno ai processi di innovazione. Quindi un processo che ha portato all'individuazione e alla creazione di una rete che, oltre ai partner fondatori che ho citato, vede la partecipazione di un numero elevato di stakeholder che comprendono aziende, oltre 40 aziende, tutte le associazioni imprenditoriali, oltre 50 enti, istituzioni, musei, associazioni, organismi di istituti di formazione e fondazioni, e che si è articolato e costituito in diverse unità di ricerca e soprattutto in una rete di laboratori, 12 reti di laboratori nella realtà, che costituiscono l'infrastruttura di ricerca costituita da oltre 250 laboratori che operano all'interno delle strutture e degli enti che afferiscono a questo distretto, all'interno dei quali si svolgono attività di ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, alta formazione. Ho visto, quindi mi sembra e decisamente posso affermare che le articolazioni proposte in questa bozza di Piano Nazionale della Ricerca discussa corrispondono e rispecchiano gli ambiti tecnologici all'interno dei quali opera il distretto tecnologico, il centro di eccellenza. In particolare, infatti, i tre hub tecnologici sono quello delle tecnologie digitali e virtualizzazione, articolato in linee di attività che riguardano lo sviluppo di piattaforme multimediali, sistemi di comunicazione, digitalizzazione, gestione del ciclo produttivo, c'è poi l'hub, e quindi questo lo vedo vicino alla prima articolazione, no, del PNR. Poi abbiamo il secondo hub tecnologico, che è quello delle tecnologie per la diagnostica, la conservazione e il restauro, che è affine, comunque risuona con l'articolazione 2. E infine abbiamo il terzo hub, che è quello delle tecnologie per la progettazione e la gestione delle risorse, che è affine all'articolazione 3 e anche all'articolazione 4 che sono state descritte. All'interno di questi hub esistono ambiti come ad esempio quello, infatti, della sostenibilità delle tecnologie e degli interventi per la valorizzazione, tanto per dirne uno affine alla quarta articolazione, o le linee di sviluppo tecnologiche, quali ad esempio materiali, nanotecnologie, sensori e dispositivi per la diagnostica, conservazione e restauro. Il centro di eccellenza in questi anni, in questo anno di vita, perché si è costituito nel 2018, nel luglio 2018 come ATS, e come diceva Vania, finalmente come organismo di ricerca il 22 settembre, ha cofinanziato oltre 43 corsi di alta formazione con 208 borse di studio finanziate dalla Regione Lazio, coinvolgendo in totale 466 discenti in presenza, con oltre 20.000 discenti online, avendo erogato 5 MOOC, quindi corsi online. Inoltre ha cofinanziato e portato avanti 3 progetti di ricerca e trasferimento tecnologico che coprono questi 3 hub tecnologici, e inoltre offre servizi per il territorio quali l'infrastruttura di ricerca, l'anagrafe delle competenze e l'osservatorio territoriale. Ritengo quindi che la possibilità di una formulazione così ricca e così importante del Piano Nazionale della Ricerca nel settore del patrimonio culturale si inquadri perfettamente in linea con lo spirito di servizio al territorio e di creazione di rete di competenze tra i ricercatori e le imprese e tutti gli operatori che operano il territorio. Tra l'altro, tutti i partner che partecipano a questo, partner fondatori del distretto del DTC Lazio, sono anche in parte membri del cluster tecnologico TICHE, quindi vedo proprio la possibilità di uno sviluppo futuro in piena sinergia e collaborazione, sempre nell'ottica di potenziare questa rete di competenze a supporto del territorio e dello sviluppo del settore patrimonio culturale. Vi ringrazio quindi per avermi concesso, diciamo, la partecipazione a questo evento. No, grazie a te, Sabrina, di essere intervenuta, e grazie anche a Andrea De Pasquale e a Marco Cinquegrani.
E chiuderei il seminario dando la parola al Filippo De Rossi, capo della Segreteria Tecnica per le Politiche della Ricerca del Ministro Manfredi e coordinatore appunto del Programma Nazionale per la Ricerca. Filippo, buonasera, eccoci, ci siamo, mi sentite tutto a posto? Benissimo. Bene. Allora, mi sono collegato un po' più tardi, non ho potuto sentire le primissime battute, ma tutte le articolazioni le ho potute sentire tutte, sono molto soddisfatto perché quello che ho sentito va nella direzione di quello che immaginavamo quando abbiamo pensato in generale alla strutturazione del programma 21-27 e vabbè, poi nella fattispecie anche in questo che oggi abbiamo, di cui abbiamo parlato, avete parlato oggi. In maniera così, così ampia. E naturalmente ci sarebbero tantissime considerazioni, tantissimi spunti e tantissime anche suggestioni che sono arrivate da tutti gli interventi. Io continuo a esprimere un'altra soddisfazione che deriva dal fatto che io sono multidisciplinare dalla nascita, insomma, io ho sempre preferito, invece di stare con i miei simili, stare con i miei affini più che con i miei simili, perché ho sempre trovato più divertente. E quindi a oggi scoprire che ce ne sono tanti come me è una bella soddisfazione. E, ma naturalmente questo al di là della soddisfazione personale o se volete dell'inclinazione personale, è effettivamente, come è stato detto da molti, una delle chiavi per innovare e per andare avanti, nel senso di andare oltre dei paradigmi che fino negli ultimi anni si sono stressati sempre di più fino a diventare effettivamente quasi una cultura da compartimenti molto molto separati e molto stagni. Quindi tutta questa profusione di interdisciplinarità che c'è oggi e che c'è più o meno in tutto il programma nazionale e per la quale devo dire abbiamo trovato una soddisfazione anche negli stessi colleghi, così come ho sentito oggi da voi che avete manifestato una soddisfazione nel vostro lavoro, anche dagli altri ambiti è venuta considerazione. Il che è effettivamente un elemento è già di per sé sempre? Sì, la sento. Si è bloccato un attimo il video, ma adesso si sente. Ok. Allora, perché a me si era bloccato, appunto. E dicevo che è già un piccolo, perché appunto abbiamo preso consapevolezza o comunque abbiamo riscoperto questo valore. C'è stato anche un intervento, mi pare, di Pietra Roia che chiedeva addirittura una valorizzazione in positivo del profilo multidisciplinare. Questo non so se ci riusciremo a arrivare, ma non so neanche se alla fine è giusto, perché poi questo poi diventa un eccesso forse addirittura opposto. Io quello che penso e quello che spero che possiamo fare, qui do un piccolissimo bit, ma molto personale, non c'è niente di strutturato, anche a 5 grani, quando chiedevo qualcosa sugli strumenti, ecco, noi stiamo immaginando che in un futuro bando ci possa essere una considerazione sia all'approccio di multiprospettiva, perché poi multidisciplinare significa questo, multiprospettiva, ma sia anche però anche alla ricerca deep, quella diciamo che va in profondità, quella verticale, perché poi se tutti ragioniamo in eccessiva di multidisciplinarità poi rischiamo di andare nell'eccesso opposto. Quindi abbiamo già parlato con i tecnici della direzione di ricerca sulla possibilità non banale, perché non è veramente semplice, mettere in campo strumenti di sostegno di ricerca che siano mirati all'una e all'altra modalità di effettuazione della ricerca.
Più in generale, a proposito degli strumenti, così come delle risorse, che poi alla fine sono le gambe sulle quali poi il programma doveva muoversi, senza strumenti e senza risorse, abbiamo fatto un grande esercizio intellettuale, anche molto bello, ma fine a se stesso. Ma dunque, strumenti e risorse nella edizione finale, quella definitiva che verrà fuori a metà fine novembre del programma, troverete il capitolo strumenti e risorse, che sarà una descrizione di quelli che saranno gli strumenti e le risorse, in quanto, non, vista la grande quantità di risorse che la ricerca italiana prende dalla programmazione europea, non avrebbe senso fare una programmazione di risorse se la dimensione europea non completa la sua programmazione. Quindi aspettiamo quella per poter poi articolare strumenti e supporti finanziari per le tante iniziative, perché ce ne sono tante. Se leggete la parte preliminare che avete letto magari nella consultazione pubblica, quella dei primi capitoli, trovate che c'è la crescita del capitale umano, l'investimento sui tanti dottorati, l'investimento sui ricercatori, c'è l'investimento sulle grandi infrastrutture, ci sono tutta una serie di investimenti di contesto. Questo ha, diciamo, che ha l'ambizione di essere un vero programma, quindi un programma che significa che parte dagli ambiti più ampi, per ambiti intesi nel senso proprio dai contesti più ampi, per poter appunto mettere poi i ricercatori nelle condizioni di sviluppare le loro competenze nella direzione che tutti i quasi 300 colleghi che hanno collaborato nella definizione delle articolazioni hanno indicato appunto con il nome di articolazioni. Se ci fate caso, il programma è dunque più che un elenco di ricerche, non volevamo che fosse un elenco di ricerche, è un elenco di obiettivi, ai quali obiettivi saranno funzionali poi le ricerche che verranno di volta in volta messe in campo. Non ritengo sia possibile continuare a sviluppare, perché appunto le suggestioni sono veramente molte, e io però mi sono divertito oggi a sentire questo incontro, a sentire tutta la ricchezza di prospettive che effettivamente ci aiuta a costruire l'immagine di quello che poi va fatto, di quello che dovremo fare. E quindi, insomma, ringrazio ancora tutti e mi auguro di poter quanto prima rifare un incontro di questo tipo, magari quella volta appunto per cominciare a discutere non più delle linee programmatiche, ma delle linee esecutive. Grazie. Grazie Filippo De Rossi. Ecco, anche io vorrei ringraziare tutti quanti i partecipanti di oggi, i relatori, gli esperti, ma anche tutti quelli che ci hanno seguito online fino alla fine, ci hanno accompagnato questo pomeriggio. Grazie a tutti. Non so se Giovanni volevi aggiungere qualcosa, Giovanni Fiorentino, che però vedo che si è alzato, e anche Stefano Della Torre, se volevate aggiungere qualcosa in conclusione. Ai vostri ringraziamenti e salutare tutti per il pomeriggio veramente ricco, proficuo e speriamo seminale per il prosieguo dei lavori. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie di nuovo, arrivederci, a presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.